Allora, ci sono? Ci sono? O non ci sono? Ben arrivati a tutti. Ben arrivati a tutti. Allora. Ben arrivati. Un attimo che controlliamo anche questo. Allora, un attimino solo. Ci facciamo l'ultimo giro di disclaimer e poi via, si parte. Perfetto, dai, togliamo il disclaimer e si parte. Allora, buongiorno a tutti ufficialmente. Allora, oggi, stamattina, praticamente, è un po', diciamo, ho qualcosa interno che mi dice, stamattina puoi dormire un po' più a lungo. Allora, perfetto, buongiorno a tutti, vedo che mi state ancora salutando. Allora, prima cosa, Stefano, non ti ho più risposto ieri sera perché per il semplice motivo che sono crollato. Praticamente mi sono addormentato, non ti ho più risposto, ti ho lasciato così, ma ti risponderò comunque oggi, sia scritto e sia ti rispondo qui direttamente sul webinar, che così hai già una risposta, diciamo, di quello che io come dire, mi piace anche far riflettere, facciamo così. Se ti metto di fronte a una possibilità di rileggere quello che hai scritto e di farti capire, è perché forse, tra virgolette, è la mia maniera di trasmettere, di insegnare, no? E quindi la domanda era, ma a parte che, vabbè, che il conto quello l'avevo visto che si era sbloccato, mi piace molto lo schema T, lo schema trading, io l'ho abbreviato schema T, schema trading. Ed incomincio a ingranare bene. Mi piace tanto il fatto che si chiude entro sera. Questa poi è una dinamica che ognuno per sé può decidere se chiude entro sera o se lascia correre, perché a volte tipo il trade di ieri euro-dollaro e anche sterlina dollaro avrebbero pagato molto molto di più. Io sono quello che preferisce fare cassa e chiudere, ma non è detto che sia quella la cosa giusta, è la mia modalità. Poi in tante operazioni tipo ieri l'euro-dollaro, che ancora oggi continua a salire, si poteva anche lasciar correre, cioè non è che era detto, era ciclicamente nei time frame superiori, H4 e anche H1 era rialzista. Però va bene, io, essendo uno che entra con delle size abbastanza corpose, quando prendo del profitto, mi interessano i soldi, e quindi, cioè, nel senso, mi interessa la somma, non i soldi di per sé, e quindi ho preferito chiudere. Ok? Però alla fine la domanda era perché ti piace molto lo schema T. La mia risposta a questo che mi ha scritto ieri Stefano era: mi piace molto lo schema T. E io la risposta era: ma sai perché ti piace molto lo schema T? Le risposte poi le ho lette, ma ti dico, veramente sono crollato, non volevo darti una risposta così di due righe e quindi non ti ho più risposto. Allora, forse perché ho capito un po' i cicli. Prima cosa, non è la questione di capire i cicli, che comunque è una logica sequenziale, è una logica di lettura, quindi prima o poi li capisci in ogni modo, perché non è che io mi invento un ciclo 1 o mi invento un ciclo perché deve chiudere così, perché mi invento una Y, è tutto quanto ferreo di lettura. Non è che esistono vincoli che magari, ah, vabbè, ma ha fatto così, allora in questo caso lo leggiamo così. Non esiste in questo caso, esiste sempre una lettura ferrea. Se fa così è il ciclo, se fa così è un altro ciclo, se fa così è questo e quello, no? Intanto, insomma, vedete che sto guardando l'euro dollaro, ma quello che mi interessava più che altro era, vediamo se riusciamo a trovarlo subito,
era l'euro yen che questo aveva toccato il pivot. Vabbè, comunque andiamo avanti. Lo schema T. Allora, io ho cercato anni fa la lettura ciclica, ok, che è quella mia classica che noi vediamo magari in un grafico del genere, vediamo la lettura ciclica che è questa qui, questa classica, ok? Qui da qui non si scappa, anche sulla stellina dollaro, vedete stessa cosa, 1, 2, 3, insomma, sono tutti quanti schemi ciclici di lettura, ok? Va bene. Però se noi, oltre a questo qui, ho detto, ok, ma c'è qualcosa che tutti fanno confusioni perché pensano che ci sia sempre qualcosa di mistico sotto. L'incertezza e il pensare sempre, ma lui ha il contatto con il broker, lui ha il contatto con i mercati, lui sa cosa si fa. Questa è una grande cavolata. Cioè, io non ho nessun contatto extra superlativo che mi possano dire, guarda, oggi l'euro dollaro è long, oggi è short. Cioè, non esistono queste cose. Perché arrivo a questa tematica? Perché 20 anni fa, io dico sempre 20 anni, forse saranno anche di più, non lo so, ma fermiamoci a 20 anni, che sennò divento troppo vecchio. Anch'io avevo il pensiero, diceva, ma sì, ma forse quel trader lì sa perché ha contatto con i broker, perché gli dicono questo. Non è vero, cioè, sarebbe una cosa assurda. Immagina se qualcuno adesso del broker mi dice, guarda Paolo, l'euro dollaro è long, ma come fanno a saperlo? Cioè, nessuno lo sa. Quindi togliamoci questa cosa qui che non esiste, assolutamente no. Ok? Torniamo a noi. Io volevo far capire come si fa a leggere i cicli. Boh. Siccome non riuscivo dal punto di vista di lettura, io so che questo è un ciclo 1, io so che questo era un 4, so che questo pezzettino qui è un grafico di più che non si deve leggere, insomma, dei vincoli, questo era un 3, insomma, queste cose qui io le so, ma come faccio a trasmetterle? Magari me lo dicesse, sì, vabbè, ma questo non esiste, Giuseppe. Allora, come faccio a trasmettere questa cosa qui? Allora, io ho pensato, tra virgolette, inventato il metodo fascia. Metodo fascia che è praticamente la stessa cosa dei cicli, perché se noi andiamo qui abbiamo la campana gaussiana gialla e abbiamo le fasce di colore verde e rosso. Già con questo avevo semplificato le entrate e semplificato molto la lettura dei cicli. Ok? Quindi io so praticamente che questo qui potrebbe essere un ciclo 1. Ok, vado a vedere, potrebbe essere anche questo un ciclo 1, questo un ciclo 2 e questo un ciclo 3, perché ci sono dei vincoli di tempo che adesso a breve vi trasmetto. Quindi questo qui potrebbe essere stato il ciclo 1, ciclo 2 che mi fa nuovo massimo, chiude qui, andiamo a vedere la frattalità, sono 29 candele, andiamo a vedere qui più o meno sono 27, va bene. Quindi questa è la frattalità 1 e 2, vedete qui 21, un ciclo un po' corto, un ciclo 3, questo è un ciclo 4. Ciclo 4 mi va a fare un nuovo massimo, non è tanto coerente con le analisi giuste, però in ogni caso io ho trasmesso che i cicli sono questi, che poi siano giuste la lettura è uguale, questi erano i cicli. Che sia giusta la lettura è uguale, tanto abbiamo già capito che questo qui è un ciclo. Ok? Bene, noi possiamo anche capire che questa cosa qui, un po' più piccolina, che cosa potrebbe essere questo, un 1, un 2. E questo è un 3, quindi diciamo una lettura un po' blanda, un po' leggera, un po' presa così, diciamo, però in ogni caso io ho trasmesso queste cose qui e già ci sono arrivato a un buon paese, sono arrivato a buon strada. L'unica cosa che con i cicli con la lettura ciclica semplificata ho fatto sì una bella cosa, una gran cosa per tanti, un sollievo terribile perché usano da anni il metodo fascia, quindi si sono tolti tutte le altre cose e ho detto ok, non uso più nient'altro, ho soltanto un segnale long, questo era il long. Ho un segnale short, questo era lo short. Ho un segnale long, ho aperto long, ho aperto qui sotto non ci va, vedete che questo long qui che comunque era aperto, short non ci va più, avrebbe comunque pagato. Quindi alla lunga già il metodo fascia parla da solo e dice quello che è successo, ok? Nel metodo fascia io poi, così introduco anche già questo, ho inserito poi il covering freeze, ok? Cioè le coperture congelando ed è questo. Quindi in ogni caso questa operazione long e questa operazione long di la settimana scorsa, del 29, vedete che questo avrebbe pagato 100, 180, ne deve guadagnare 130, già con 180 sto andando a recuperare i due cadaveri. Quindi questa cosa di congelare io l'ho fatta vedere nel video che ho fatto sabato mattina con voi, quasi 2 orette di video nel backtesting che poi ho già passato ad Alessandro per la costruzione
del covering freeze, ok? Allora, il covering freeze è questa cosa qui che è ricavata dalla ciclica. Vi ripeto che cioè, ripeto questa cosa un po' forse monotona, ma io praticamente adesso io dico 10 anni, ma saranno 10-12 anni che ho conosciuto Alessandro. Alessandro, la prima cosa che mi ha detto una volta, mi ha detto: guarda, mi piace tanto la tua maniera di guardare i grafici, vorrei automatizzare qualche tua strategia. Bene, abbiamo automatizzato diverse cose, abbiamo un po' divagato perché oltre agli studi ciclici avevo degli studi di statistica, ok? Quindi sono usciti altre cose, ma non è mai uscito un sistema ciclico, non è mai uscito un robot che mi possa seguire la ciclica, perché come per il resto, per tante altre cose, non avevo l'idea di come poter implementare la ciclica con dei segnali, perché sempre in movimento non è possibile. L'unica cosa a favore dei cicli, e questo qui deve essere per tutti un punto di partenza, anzi, vi faccio la domandina: qual è la cosa a favore dei cicli? E non è una cosa da sottovalutare, è una cosa molto semplice, ma sicuramente non riuscirete mai a rispondermi a questa domanda, però io ve l'ho fatta lo stesso. Qual è la cosa a favore che offrono i cicli? Non la frattabilità. La frattalità è un dato di fatto di conoscenza, ok? La frattalità non c'entra. Io potrei mettere, questa è una bella domanda perché mi porta a una rivelazione che mi è venuta e non se n'è andata dalla testa, sebbene non l'ho scritta. Che volendo si potrebbe praticamente tradare a tempo. Cosa vuol dire? Io potrei dire al sistema di tradare: ok, questo qui è per esempio un long e dura 29 candele. Ok, io gli dico: ok, da qui prendiamo una distanza da qui a qui più o meno a 29. Allora io gli dico al sistema di comprare. Sono stato un po' storto di comprare ogni 29 candele. Avrò ragione, sicuramente, non sempre, ma avrò ragione. Ok? Quindi io potrei dire al sistema: compra, vedete che poi avrebbe avuto ragione. Qui compra, aveva avuto torto, qui compra, aveva avuto ragione. Quindi è chiaro che statisticamente qualcuno la sbaglio, giusto? Bene. Ma nel frattempo che io dico long ogni 29 candele, farò di un esempio molto strano, molto semplice, che sicuramente non arriva mai alla testa di nessuno, perché è la cosa più semplice che esiste. Se io dico ogni 29 candele, cioè, ok, faccio il long, ma solo se ho un segnale long. Questo è un segnale long che avrei fatto. Io faccio il long, ma solo se ho un segnale long. Guardate, il segnale long dov'è? Qui. Quindi non l'avrei neanche fatto qui, il segnale long sarebbe stato questo qui. Anche se l'avrei fatto a mezzanotte, l'avrei fatto non all'inizio ma alla fine, ok? Qui avrei fatto il long, sì, l'avrei fatto qui, non è mai stato eseguito, quindi non l'avrei fatto. Qui avrei fatto il long, sì, ma solo da qui. Quindi ho già filtrato ogni 29 candele il segnale long, l'ho filtrato perché non ho usufruito solo del tempo, ma anche del segnale ciclico. Quindi vedete, da 5 minuti è già partita una strategia, perché volendo io posso costruirmi una strategia su queste cose, ok? E questo è durato 4 minuti, quindi una strategia in 4 minuti. Va bene? Cancello. Io vi ripeto, è nato il metodo fascia per semplificare. Torniamo a noi. Ho voluto, quindi i cicli li potrei anche semplificare tradandoli a tempo. Ok. Qual è il dato a favore o la circostanza a favore? No, il criterio no, la circostanza, la caratteristica a favore dei cicli? Qual è mentre io faccio trading? Vediamo. Vediamo. Allora, vi do un ponte per arrivare a questa mia risposta. Cosa succede se io sono entrato long qui, mettiamolo qui, e ho chiuso il mio long dopo aver visto questa salita, così l'ho chiuso qui. Quindi ho fatto questo guadagno. Ok? Cosa succede adesso mentre il mercato sale? Qual è la prima
Il primo pensiero che mi viene in mente quando vedo il mercato che continua a salire dopo che ho chiuso un'operazione. Dai Peppe, dimmi, dilla tu, sparala tu che così ne rivediamo dei tuoi sbagli. Dai, così ne approfittiamo tutti degli sbagli tuoi, che sono gli sbagli di tutti. Bravissimo, ma la risposta l'ha data Stefano, vuol dire che è stato lui il primo a sbagliare. Sto scherzando. Nel senso che lo sbaglio più grande è io mi sono accontentato del mio take profit, ho guadagnato qui. L'esempio di ieri. Ho fatto 3-4 volte 10 pips da due lotti, io ho fatto il millino, mi va bene, giusto? Ok? Quindi ho chiuso qui, non devo più fare mercato, questo che sale non mi interessa. Quando fai con delle size abbastanza pesanti, abbastanza grandi, ti puoi permettere di dire non mi interessa, ok? E riaprirla, ok? Che l'ha detto Stefano, ma mi aspettavo la risposta anche da Giuseppe e da tanti altri, ma è proprio perché è un problema. È un problema che hanno tutti, cioè di chiudere, già, ma forse pagava di più e rientro. Cos'è? La decisione ferrea del trader che dice: Ok, io sono entrato qui, chiudo a 130 pips dove voglio andare, mi basta. Ok. Il favore dei cicli qual è? Ve l'ho dato la risposta adesso. Allora, se io devo andare long su un segnale long, cosa viene dopo un segnale long? Dai, se io devo andare long dopo un segnale long, bravo Peppe, bravo, ma perché? Perché arriva questo? Perché arriva quello che mi hai scritto? Se io devo andare long sul segnale long, pensaci un attimino, ci sono delle idee di trading nei cicli, un ciclo sempre sale, scende, parte, chiude, rintraccia, mezzo ciclo. Prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba. Noi cos'è che vi riporta sempre questa cosa? A parte che deve chiudere il ciclo, ma cosa avviene? Tu me l'hai scritto, me l'ha scritto anche Stefano. Ok, stessa risposta che mi ha dato Peppe. Le altre risposte sono sbagliate, non le leggo. Ma il perché? Dai, tra un po' ve lo dico. Cosa avviene dopo un segnale long? Che io ho fatto un segnale long e ho preso profitto. Cosa avviene? Cosa mi devo aspettare? Sembrano i quiz da scuola guida, che il veicolo verde continui a salire, il veicolo euro-dollaro continui a salire. Va bene, ma io ho preso qui il mio profitto, non me ne frega. Deve chiudersi il ciclo, non mi interessa, il ciclo può anche chiudersi così, Stefano, non è vero, perché io adesso potrei aspettare che, visto essendo un ciclo 1, che ne so io, questo è il minimo di gas, quindi questo è un ciclo 1, sappiamo su H1, potrebbe farmi anche un ciclo così, e poi ripartire con un ciclo così. Quindi, deve chiudere il ciclo, ti aspetti questo, invece lui ti fa questo. Cosa deve avvenire dopo il segnale long? Che io ho fatto e ho chiuso. Cosa deve avvenire? Perfetto, allora torniamo alla risposta. Allora, va bene, ritracciamento, ma cos'è che noi sappiamo a priori che deve avvenire dopo un segnale long? Me l'hai scritto, lo avete scritto in diversi. Bene, allora la risposta giusta è dopo un segnale long abbiamo un segnale short. Quindi c'è un'alternanza di segnaletica long, short, long, short, long, short, long, short. Non esistono long, short, long, 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 short, short, long, long, short, short, long, long, short, short. Non esistono. Non esiste un long, short, short, long, short, long, long, short, long. Non esistono, esiste solo un'alternata di long, short, long, short, long, short. Poi, può partire con lo short, ma short, long, short, perché c'è un'alternata di long e short. Quindi, già che io so che ho chiuso qui, ho chiuso perché il segnale long ha pagato. Quello che dovrà avvenire dopo sarà un segnale short. Quando avviene non lo so. Ma se noi andiamo a vedere, e questo dovete. Allora, il trading non è. Ieri ho fatto tot e ho guadagnato, sono un trader. Non esiste, il trading è nella testa. Io quando ieri sera ho staccato ho detto preferisco non scrivere a Stefano perché sono un po' stanco e non rispondo. Quindi ho già determinato al mio corpo ti devi spegnere, devi andare a dormire, domani ci ripensi. Quindi dare anche un'organizzazione a mente e corpo è l'autogestione di se stessi.
Ma non è detto che io nella sera, mentre sto sul divanato, come mi piace dire, sul divano, a guardarmi la televisione, a guardare quello che devo guardare, non mi venga in mente qualcosa. Ma vuol dire che io il trader ci sono il 24 su 24, io sono sempre un trader, anche quando mi sveglio la mattina. Come tutti voi, la prima cosa che fate è guardate il telefono. Io lo guardo se ho delle operazioni, ma se non lo guardo, non mi interessa proprio. Addirittura a volte lo lascio anche in cucina il telefono, proprio per non averlo in camera. Cioè non mi interessa se non ho il bisogno di guardarlo. Così malato non lo sono, ok? Però io ho pensato, ma allora noi abbiamo un long short, long short, long short, long short. Quindi devo favoreggiare che posso andare long e posso andare short. Posso andare long da una parte e posso andare short da un'altra. Allora, la prima idea era quando vado long, quando chiudo il long vado short, quando chiudo lo short vado long. Ok, quindi short in questa zona qui, long in questa zona qui non va, quindi short di nuovo in questa zona qui, long in questa zona qui non va, quindi vedete i segnali già ciclici mancavano, short su questa zona qui, long se va su questa zona qui. Ok, quindi ogni volta devo chiudermi gli short per entrare long. Ok? Oppure se ho degli short che sono andati male o delle operazioni che sono andate male, tipo queste, li posso chiudere con un assemblaggio di operazioni. Quindi da qui nasce l'idea del non chiudere ma andare in copertura, freezing. Ok? Perché ogni sistema che abbia uno stop loss è destinato piano piano a dissanguare. Ok? Quindi è destinato a perdere piano piano del capitale, perché ogni tanto si guadagna 4-5 volte consecutive, poi a un certo punto cosa succede? Perdi un tot di capitale, lo perdi, dici, cavolo, ma ho perso, ne ho guadagnate 5, ho guadagnato 80 euro, ne ho chiuso uno, ho perso 120 e quindi sto dissanguando il conto. Ok? Onde evitare che nell'anno sicuramente 2-3-4 volte forse si dovrà intervenire manuale e chiudere una gran parte di uno stop loss generale, ma nel frattempo tante operazioni le avrei riguadagnate. Tipo questa zona qui, avrei guadagnato tutti questi long che ho fatto, che sono anche delle coperture, sarebbero andati in perdita perché a un certo punto mi sarei dovuto girare short, perché è chiaro che torna giù, che ne faccio di questi long. Ma se notate, con i ritracciamenti sono riuscito a chiudermi. Quindi anche questi short qui, che sono andati bene, anche se avessi accumulato delle operazioni long, anche non sono, ci sono stati in questo caso perché non è mai dato il segnale, ma questo era l'unico long avrebbe pagato. Quindi il metodo ciclico sta funzionando. Per chi c'era sabato, ho visto un backtest visivo, che è quello che mi viene chiesto dai ragazzi del Visual, quando costruiscono robe, ok, siccome potrebbe stare in piedi, ma fammi per favore un backtest in visivo, eccolo qui. Cioè, vedete che sono andato indietro. Il video di sabato non l'ho messo siccome non c'entra né, sono andato indietro troppo. C'è da qualche parte, c'è una riga, eccolo qui, da qui. Quindi sono partito dal 14-12, quindi 10 mesi di backtesting. Vedete. Il video di sabato me lo puoi chiedere, Peppe, su Skype, io ti mando la registrazione. Non l'ho messo pubblico perché è una seconda parte di un video che ho passato da Alessandro. Il primo qualcuno l'ha visto perché per sbaglio avevo messo la realizzazione sbagliata, ma notate che non c'è niente di, non, cioè non è che nascondo chissà cosa. È stata, quando mi sono accorto che era sbagliata, io non mi sono neanche accorto io che era sbagliata, ho incominciato. Ok? Perfetto. Quando la vuoi me la scrivi su Skype perché poi io mi dimentico. Perché appena vedo il tuo messaggio io ti passo il link, buonanotte, okay? Anche perché tu non l'hai visto. Quindi avete 10 mesi di backtesting di quello che si può fare anche manualmente. Okay, io sto cercando di metterlo in automatico per togliermi questo. Allora, torniamo però all'inizio di questo webinar che fino adesso sta soltanto parlando. Okay? È un webinar parlato e nel frattempo andiamo a vedere l'euro yen. Okay? Sta abbandonando il pivot. Lo short è stato fatto qui, più o meno. Qui. Okay? Quindi da qui in poi comincia a guadagnare. E sono andato a farmelo su guardando l'H1. Quindi passiamo prima all'analisi. Io i cicli li vedo così. Un ciclo, che poi non so che ciclo sia, un altro ciclo, non so che ciclo sia, e un altro ciclo che non so cosa sia. La frattalità di un ciclo, presuppongo il ciclo 1, però posso anche supporre che questo qui non sia il ciclo 1, ma il ciclo 1 parta qui, e questo è un ciclo 2. Quindi anche questa può essere una verità. Una verità. Quindi
uguale che ciclo sia, non mi interessa, io ho una frattalità. Quindi già ad occhio posso dirvi che questo è un ciclo che è durato tot, questo è un ciclo che è durato tot e questo è un ciclo che deve durare tot. Quindi se vado a vedere dove deve chiudere, siamo arrivati nella prima gamba, seconda gamba, terza gamba, deve chiudere la quarta gamba. Quindi, visto che la campana gaussiana gialla è alta, ho scelto una direzione short, ma notate che non ho fatto i segnali di fumo, sacrilegi, peperoncino in mano, ferro di cavallo, scongiuri, lanciato monetine, o che ne so io, ho fatto il pellegrinaggio a Lourdes, no? Mi sono fatto il cammino di Santiago, cioè tutte queste cose qui assolutamente non sono state fatte, giusto? Sono state fatte soltanto una dinamica di prezzo. Quindi non è che abbia inventato chissà cosa, ho semplificato una lettura. Cioè io la cosa più brutta che esiste, ed è la cosa che ho sempre avuto ansia, ma ansia nel senso di prestazione, di dire cosa faccio oggi, vado long o vado short? Siccome non sapevo se andare long o short, ho dovuto incominciare a guardare i grafici e dirmi ma cos'è che potrei aspettarmi dal grafico? A prescindere di quello che succede in Giappone, a prescindere di quello che succede in America, a prescindere di quello che fa l'euro-dollaro, che cosa dovrebbe succedere in questa coppia? Se stiamo al grafico dovrebbe chiudere qualcosa, ok? Che io poi abbia, diciamo, l'idea di chiudere. Se adesso mi va short, mi fermo al 50%, zona di pullback, per me è il mega guadagno, sono contento, ho chiuso. Quindi ho avuto ragione per quell'arco di tempo prestabilito. Non voglio avere ragione fino a stasera, non voglio ragione fino a domani, voglio avere ragione fino a quando nel mio conto entrano 2, 3, 400, 500, 600 euro. Quindi è la mia ragione. Ok? Torniamo a noi. Perché? La domanda che non ho dimenticato, ho solo divulgato un po', perché ti piace molto lo schema T, lo schema trading? Perché? Dandoti questa risposta, che io mi aspetto la chiusura entro questo trafilo di tempo, ok? Ti ho già dato la risposta. Allora, andiamo nel schema T originale. Abbiamo usato anche ieri, quindi l'abbiamo usato, si aggiorna giornalmente, quindi piano piano prende forma l'Academy o la chat, perché oltre ad essere un corso progressivo che continua ad andare avanti, lo schema trading che abbiamo fatto ieri, lo schema trading che abbiamo fatto ieri sulla sterlina dollaro ha portato che state imparando, o meglio state osservando lo schema trading, state facendo trading da soli. E questo vi porta ad avere un'operatività singolare senza dover aspettare che Paolo scriva in chat qualcosa. È la cosa più bella che esiste, giusto? Infatti, lo schema trading di ieri, qui io ho detto ciclo 1, ok, sac, l'abbiamo fatto. Ciclo 2, sac, l'abbiamo fatto. Poi io ho staccato. Ok, vedete che l'orario di chiusura erano le 16 più o meno ieri. 14, 15, 30, 16 ho chiuso quando ho fatto questo long qui. Ok? Che poi abbia pagato ancora e abbia chiuso altri long, non mi interessa, non mi interessa, è un'altra cosa. Ma vedete che avevo fatto lo schema trading, questo qui. Stessa cosa avevo fatto qui sulla sterlina dollaro, ma la domanda rimane sempre: perché ti piace lo schema trading? Io ti dico che con un po' di orgoglio il motivo c'è. Vedete che anche qui c'era lo schema trading di ieri, cioè sulla sterlina dollaro avevo fatto solo qualcosina, quindi ho portato avanti solo una certa parte di analisi, poi chi se ne frega. Ok, lo schema trading, ok, andiamo su H1 così abbiamo questa cosa qui, o meglio ancora andiamo su H4, siamo sul ciclo 1, vedete 3 o 1. Allora, cos'è lo schema trading? Lo schema trading semplifica ancora di più ed è quello che ogni tanto qualcuno si chiede, ma che cosa c'hai in testa Paolo? Perché è andato short adesso e ha ragione subito? Perché ha voluto andare long mentre tutto parlava short e il mercato è schizzato a rialzo come ieri sul ciclo 2 di euro-dollaro? Cioè il ciclo 2 di un minuto, la ragione era questa, giusto? Io sono entrato long, adesso mi ricordo se era questa o questa, ma quando sono entrato long sul ciclo 2, se vorrei andare a vedere nella chat gli orari, ma il long fatto alle... ma questo era forse un po' tardi, 15 qualcosa, guarda per scaramanzia vado a vedere, magari riesco a trovarlo.
long euro-dollaro 16,21, quindi 16,21 sono le 17,21 del grafico, giusto? Guardate, 17,19, 17,21, quindi sono andato long dal pivot, questo long qui, ok? Ma ho avuto culo, per usare una parolaccia che rimanga in testa, o ho avuto una sequenza, mi aspetto un nuovo massimo rispetto al ciclo 2? Ah, allora avevamo questa salita, Fibonacci che ritraccia fino a un 38,2, avevamo un 50% del Fibonacci, quello più grande, quello bianco. So che per chi è nuovo dice, ma tutte ste linee, però alla fine avevamo il pivot, avevamo il prezzo sopra la 12, qui mi deve partire un ciclo 2, è un dato di fatto che mi fa nuovo massimo. Fatto 10-12 pips, chiuso l'operazione, finito. Ok? Allora torniamo a noi, ma questa cosa qui com'è che la posso vedere io? Tornando a te, Stefano, perché ti piace tanto lo schema T? Perché mettermi una lampadina in testa per vedere quello che c'è dentro è impossibile. Io a mio modo posso sì mandare qualche segnale in chat, tra virgolette segnale perché è un'operazione che ho fatto io, e con una grande probabilità avrò successo perché non ne sbaglio molte. Ma dirvi il perché sono andato long qui e farvi lo schema, aspettavo dal ciclo 1 questa cosa qui, mi aspettavo una ripartenza, allora da qui ho semplificato, tanto vado a vedere che sempre i triangoli spariscono, ho semplificato una lettura. Questa lettura vi porta a vedere quello che io ho in testa, senza che io debba stare lì a spiegarlo, che non riuscirei a farlo. Quindi ho semplificato la visione dei cicli, mettendola su un schema 3D, che è lo schema che io vedo dentro la mia testa, ma non potevo riportarvelo, cioè dirvi: guardate che io vedo questa cosa qui. Con questi triangoli, casualità, perché a un certo punto è nata così, sono riuscito a darvi delle sequenze, basta capire soltanto che la logica sono 4/4 di lettura. Allora, quando io ce l'ho messo così, quando ho la fine di un ciclo 2, vedete che il ciclo 2 finisce poco prima, ok? Posso farlo finire anche qui, non cambia niente. Ho comunque la salita del ciclo 3. Ok? Sono qui, chiusura del ciclo 3, mi devo aspettare la chiusura della campana gaussiana. Prezzo che mi va sotto la 48, questo era l'ultimo ciclo. Ok? Che qui poi non mi parta più in long, vedete, parte piano piano, va in lateralità, va in lateralità, va in lateralità, va in lateralità. Mi devo tenermi in mente questa zona qui. Quindi per questo esistono le zone di pullback. Devo tenermi in mente questo massimo qui. Questo. Quando andrai qui sopra, allora andrò long. Ok? Cioè, sono delle cose che io poi con lo schema 3D, mettendovi questi rettangoli qui, vi ho dato proprio l'impressione di quello che deve succedere. E con questo siete riusciti, non solo tu Stefano, ma tanti di voi, anche alla sera c'è Pietro o alla mattina che mi saluta, ma comunque so che è sul pezzo, dire: cavolo, ma mi hai messo luce, ho messo luce in questo. Il mio intento era questo. Io ci sia arrivato da dietro, da un vincolo oscuro, ci sono entrato magari anche casualmente facendo un webinar e facendovi vedere cosa immagino io di vincolo temporale, che poi ho differenziato il vincolo temporale dall'1 al 2, al 3 e al 4, che questa cosa qui anche di capire che dall'1 al 2 c'è un vincolo tra due cicli, il 3 e il 4 c'è un vincolo tra 3 e 4, ma non c'è vincolo tra 1 e 2 e 3 e 4, quindi dalla parte centrale posso tutta un'altra visione, ma queste sono cose che comunque nel metodo ciclico, quindi metodo ciclico, metodo fascia e metodo schema trading, ahimè, sono sempre la stessa cosa. Quindi Paolo, stai facendo 3 volte la stessa cosa, ma perché? Perché c'è chi è più bravo nella lettura matematica, c'è chi è più bravo nella lettura visiva, c'è più è più prestato a dire: ok, vedo piuttosto i cicli guardando il metodo ciclico sulla fascia verde, ok? Quindi a un certo punto dovrò cominciare a vendere tutte queste cose qui, per esempio l'euro yen, ok? Guardate, sto aspettando questa cosa. Quindi ci sono tante strategie che io ho unito perché siano per diverse tipologie di persone a proprio agio, cioè a contatto con tutti. Se io adesso faccio il pane, posso fare il pane con le olive e a Peppe non piacciono le olive, quindi non posso vendere a Peppe quel panino, ok? Lui non comprerà mai un panino con le olive perché non gli piacciono, ok?
Però se io faccio un panino con le noci, magari piacciono a Peppe, ma non piacciono a Stefano. Quindi non posso fare un panino con le noci, ok? Quindi per questo esiste la diversità, diversificare una lettura, ma lo studio è sempre lo stesso. Com'è che si deve andare a focalizzare una lettura di euro-dollaro? Se io l'euro-dollaro lo vedo così, o l'euro-yen lo vedo così, non è che solo io lo vedo così, lo vedono in tanti rialzista, lo vedono tanti ribassista. Ma allora se io vado, faccio convergere diversi metodi e tutti i metodi mi dicono ok, abbiamo questa soluzione, allora con un metodo prima o con un metodo dopo avrò la situazione rialzista o ribassista. Quindi io ho praticamente studiato questa cosa. Ok? Nel frattempo, mentre io guardo questa candela qui H1, questo è il punto forte e il punto debole. Cioè il punto forte è che io lo posso dire, ma andate a rivelare voi che questa candela qui H1, che è durata 54 minuti, ok? Ha fatto la salita e la discesa, ma in 54 minuti cosa vuol dire? Sono, facciamo 55. Sono 11 candele a 5 minuti, ok? Quindi vado su 5 minuti e proprio posso guardare che cosa è successo sulle ultime 11 candele. Guardate, 9, 10, 11, ok? Da qui io ho avuto la salita e la discesa su una candela H1. Io lo vedo, ok? Vedo però anche che se questo è il minimo, quindi il breakout studiato di per sé nella composizione, io ci credo che manca poco. Tanto tempo fa, io ancora lo tengo un amico, anche se non ci si sente più spesso, Mauro mi disse: sta per scoppiare una bomba, o meglio, sta scoppiando come una bomba, perché vedeva in me tante, o meglio, ancora a me, spero che lo veda ancora, una cosa di per sé preparata a quello che sta per esistere. Io mi sto preparando a trovare la quadra giusta per tutti, anche per me, logicamente, dove non se ne sbagliano più di tante. Ok, cosa vuol dire? Qualcuna la potremmo anche sbagliare, perché ogni tanto la nostra carne debole ti viene in mente di fare un trade, lo fai, e magari non era da fare, o l'orario è sbagliato, non hai guardato l'orario, mancano 5 minuti a un dato macroeconomico, hai fatto un'entrata, te la potevi risparmiare. Quindi queste cose qui, la concentrazione a volte non c'è, fai una cavolata. Okay? Però nel frattempo, se io riesco a fare di tutta la giornata, so che tre operazioni sono quelle giuste, faccio solo quelle tre, puntando ad una size più grande. Quindi, certo che sto cercando anche per me, in primis, essendo egoista, per me, io non sono una persona egoista, ma in questo caso, visto che faccio le cose per il trading, non le faccio per vendere, ma le faccio per me, sto cercando di scovare. Quando ho una esattezza di entrata, long o short, faccio, magari picchio anche con 5 lotti, faccio un'operazione sola e poi a cavallo della moto e si va in giro. Cioè non faccio trading, basta. Perché quella, tornare sempre alla dinamica di dire ok, meno trading faccio, meno ne sbaglio, e quindi va bene. Come ieri alle 14 io mi sono goduto tutta poi il pomeriggio senza stare lì a guardare i grafici. Ok? Una cosa che tanti di voi ci arriveranno. Allora, ma perché ti piace tanto lo schema T? Perché riesci a vedere tramite tu stesso, sai benissimo questa cosa qui. Questa era la situazione long, questo era un long, questo era un long, questo è un long. La parte centrale è un long, la parte centrale è un long, la parte centrale è un long. Quindi io so che qui è uno short, qui è uno short e qui è uno short. Ok? Quindi so che questa parte centrale anche è uno short, questa parte centrale 3D è uno short, questo era uno short. Però so anche che quando c'è forza devo stare attento ad entrare short, quindi non farò gli short nella prima parte della distribuzione, cercherò nella seconda parte, la chiusura della campana gaussiana. Quindi fino a ieri non avevo l'idea di andare short sull'euro-yen. Adesso ho l'idea di andare short di stamattina sull'euro-yen. Ci sta o non ci sta? Quindi lo schema trading ti piace perché ho agevolato, scusate se parlo sempre così che sembra che sia il sapientone, no? Ma ho agevolato tutti in una lettura, ma sotto sotto tanti di voi se ne sono accorti, tanti di voi no, e tanti di voi
adesso mentre lo dico diranno sì. Oltre ad avere dei tempi di entrare, non entrare, short o long, cosa state facendo adesso voi mentre guardate il grafico? Prima cosa vi ho spronato un attimino perché ho detto ok, sul minuto è un po' più reattivo, potete farlo dal minuto al 4 ore, potete farlo su 5 minuti regolare, ma avete sempre lo stesso schema, ok? Mettendovi lo schema sapete dove entrare, dove non entrare. Quindi questa cosa, ah, ma Paolo ha detto che se facciamo uno schema allora possiamo entrare. Ma nel frattempo, mentre fate lo schema, avete fatto l'analisi ciclica, avete messo i numerini, avete messo i segmenti, avete diviso i cicli, avete capito la campana gaussiana, avete capito la X, avete capito la Y, avete capito il segno più, avete capito che i cicli alle 10 di sera non servono più, avete capito che c'è la preborsa. Quindi tutte queste cose qui nel vostro subinconscio, nel vostro baule da trader, nella vostra valigia da trader, le state mettendo dentro senza pensarci. Se quando si va in vacanza, la prima cosa che fai è cosa metti in valigia? Quanti giorni devo rimanere? Ah, rimango 7 giorni. Allora ne metto 7 mutande, ne metto una in caso mi caghi addosso, scusate la parola, ma è questo il primo pensiero generale quando io faccio la valigia. Quindi è sottointeso che comunque nella valigia ci metterò dell'intimo. 7 giorni, 8 mutande. Io ho questa regola qui, non è che ogni volta che vado in vacanza mi cago addosso, però scusatemi la parolaccia, ma è così, cioè è soltanto per darvi un'idea che rimanga anche in testa. Nel trading è la stessa cosa, voi avete fatto un passaggio, cioè avete fatto un salto quantico, avete fatto un passaggio che non ve ne siete neanche accorti. Allora quando si dice, ah, quel ragazzo lì è diventato adulto senza da un giorno all'altro perché ha avuto gli è successo questo e questo, ha fatto un salto quantico, ha passato del tempo. Non ha avuto l'infanzia, non ha avuto la gioventù, è diventato subito un uomo. Quindi in questo caso voi avete fatto un salto molto lungo senza fare tutto il percorso che ho fatto io. Meglio era, tra virgolette, fare tutto il percorso che ho fatto io, come l'ho fatto io. Ho avuto tanti schiaffi, tante delusioni, tante volte ho pensato anche di abbandonare fino a pochi anni fa, 3-4 anni fa. Anche nei video che ho nel blog, ogni tanto c'è, dice, ma cavolo, ma questi cicli qui a volte funzionano, a volte non funzionano, li abbandono. Quante volte l'ho detto? Ma nel senso che dico li abbandono e poi comunque li vado a riprendere. In questo caso qui adesso non mi sentirete più parlare di abbandonare i cicli perché fanno parte di me. Allora, nel vostro percorso avete fatto mentre io cammino in avanti, mi state raggiungendo perché avete fatto un salto. Cioè avete passato questi anni dove io continuavo a lottare il perché e il per come, voi li avete già passati. Quindi vedete, da qui siete già arrivati qui, sapete già che qui è da vendere. Ma perché? Non perché ve l'ho detto io, perché siamo in campana gaussiana. Questa cosa qui io per capirla ci ho messo tanto tempo, ma non perché non volevo vendere o vedevo il grafico salire, è perché a un certo punto ti devi autoconvincere. Ok? Quindi torniamo a un webinar vecchio di tanto tempo fa, quando io ho detto. C'è sicuramente un si chiama più o meno uguale. Quando c'è qualcosa, tu devi credere. Perché se non credi che il ciclo 1 chiuda e poi mi fa un ciclo 2 nuovo massimo, che è una regola, allora non puoi lavorare con i cicli. Tu devi sapere queste cose. Devi capire che se da qui mi rompe un nuovo massimo, quindi puoi farti sul livello di Fibonacci. No, quello che io ho aggiunto era che sui nuovi massimi si entra long per fare un nuovo massimo. Ma visto che io voglio guadagnare di più, entrerò su un livello di Fibonacci per andare a fare un nuovo massimo. Quindi da qui ho preso tutto, non soltanto l'ultima parte, ma ho preso tutto. Ok? Poi se arrivo qui e ci devo credere, io so che questo qui è un ciclo, quando incomincio a farmi dei breakout di bassisti posso entrare anche short. Quindi anche ieri io non ho fatto gli short, ma questo era lo short da fare. Ma io ci devo credere perché prima o poi dovrà chiudere. È impossibile che non chiuda, è un dato di fatto. Potete farvi il giro di tutti i grafici che volete. La campana gaussiana è sempre perfetta, sempre. Vedete, questo per esempio rimane in laterale. Io ho memorizzato questo minimo qui, il pivot, ho memorizzato la zona di lateralità, da qui in poi era long. Ok? Quindi entra tutto in testa. Diciamo che
al posto di fare dei passi in avanti, voi avete fatto dei passi indietro per poi andare, ah, va bene, adesso ho capito, ah, va bene, adesso ho capito. Quindi state praticamente ripassando tutto quello che ho fatto io, e ogni volta che trovate un ostacolo di quelli che incontravo io, per voi invece non è un ostacolo, e dire, ah, ok, la soluzione, ah, ho capito. Invece io, nel posto di averlo il capito, avevo come vado a risolvere questa soluzione per non inventarmi un ciclo, per non inventarmi, ma adesso penso così. Quindi il non inventare è stato per me un problema. Mi trovo di fronte a un ostacolo e dire: ma come la vedo questa situazione? Come mi devo comportare in questa situazione? Cosa devo fare? Devo fare il loro, devo fare lo solito? In questo caso si vanno a vedere queste cose e voi vi trovate subito la soluzione, perché dite: ok, qui era long, qui era short, e no, è chiaro che non devo andare long, devo andare short, perché già ve lo dice il metodo, perché voi lo state guardando sotto un'altra ottica. Mentre io lo costruivo già dai cicli, ogni tanto mi trovavo spaesato e dicevo: ma cavolo, il ciclo 4 me lo fa solo un quarto, mezzo ciclo, e poi riparte. Quindi già il ciclo 4 possiamo sapere che a volte non te lo fa, a volte te lo salta. Quindi il ciclo 4 questo qui, per esempio, nell'H4 è un ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Il ciclo 3 dovrebbe andare a fare un nuovo minimo rispetto a questo. Quindi abbiamo un vincolo temporale tra l'1 e il 2, ok? Quindi tra l'1 e il 2 il punto più basso è questo. Se noi andiamo a vedere, se adesso mi chiudi una distribuzione così, è una formazione alla Condor. Quindi questa formazione l'ho chiamata Condor perché ha questo disegno grafico così. Se invece deve essere un ciclo 3, a tutti gli effetti, deve andare sotto questo qui, farmi un nuovo minimo, poi il ciclo 4 farmi un nuovo minimo. Siccome qui mi sta partendo la campana gaussiana e questo io 3 o 1, già lo so che probabilmente più ti allontani dal minimo, per tornare giù, a tornare a 95, mi devi fare 250-270 pips per tornare sotto questo minimo. Quindi è poco probabile che mi crolli di nuovo. Quindi io so che questo è un ciclo 1, ciclo 2, e questo sarà un ciclo 1. Quindi, essendo un ciclo 1, nei prossimi giorni, ok, ve lo rifaccio. Sapendo che è un ciclo 1, nei prossimi giorni, capite che io ho già in mente quello che deve succedere nei prossimi giorni. Quindi magari oggi non faccio neanche più tanto trading, si forma il grafico, domani, dopodomani so che devo andare là. Quindi io non ho fatto 2 giorni di trading, ma l'ho fatto nel colpo sicuro quando aspetto il long. Quindi qui dove c'è questa salita, mi aspetto una flag, una salita, discesa, flag, discesa. Ok? Discesa, flag, discesa. Ok? Quindi queste cose qui sono cose che ci dice il grafico, ma se noi abbiamo i tempi per farlo, lo sappiamo. E anche oggi, webinar dove non ho fatto vedere grafici e analisi, perché comunque va bene anche così. Ok? Quindi euro-dollaro nello schema trading, praticamente adesso c'è uno short di euro-dollaro mentre siamo long di euro-yen. Guardate, questa cosa qui è una cosa molto semplice. Io, per dirvi già dove io entrerei short, guardate. Così immaginate cosa sto guardando io. No, la prima cosa, qui siamo sul minuto. Io vado a vedere la parte più bassa che vedo all'interno del grafico, dove vedo le campane gaussiane. Allora faccio un attimino così per capire. La campana gaussiana è partita qui. Allora, questa è la campana gaussiana, questo si muove così, pre-borsa, quindi alla fine io so che questo, il mio lavoro è mettere il minimo sul minimo, questo qui, vedo che scende, cerca di salire, riscende, questo qui per me è il minimo assoluto, da qui mi parte una campana gaussiana. Vede, la campana gaussiana è salita, sta scendendo, ok? Quindi ha fatto tutto il suo semicerchio. Quindi a un certo punto io posso dire che la parte centrale, guardate come è semplice il ragionamento. Quando non si sa, si sta fermi o si va a cercare le soluzioni. Questo qui potrebbe essere la parte centrale della distribuzione, quindi il ciclo 2. All'interno devo vedere se c'ho due cicli. Allora vado a vedere, conteggio le candele, sono 77, sono troppo per un ciclo, e sono abbastanza per due cicli, ok? Al limite lo posso anche far finire qui, guardate. Però andiamo in selezione adesso, perché adesso andiamo nella parte, oltre alla teoria, nella parte della lettura. Questo qui è un ciclo 1, questo è un ciclo 1,
potrebbe finirmi qua un ciclo 1, potrebbe finire anche qui il ciclo 1. Allora cosa devo fare? Guardo a questa zona qui, 50, questo potrebbe essere un'idea. Allora prendo questo qui, nel minuto più soventi delle aritmie, questo è il ciclo 1, lo so adesso perché il ciclo 2 mi fa un nuovo massimo. Ok? Quindi già una regola che quando chiudo il ciclo 1, il ciclo 2 mi fa un nuovo massimo. Prendo il ciclo 2, allora prima cosa ho già un atto di tempo di frattalità, questo qui. Quindi questo me lo copio, lo porto nel ciclo 2. Quindi il ciclo 2 probabilmente mi finirà qui. Andiamo a notare, guardate dove finisce. Una candela prima, quindi io so, mi finisce una candela prima. Questo è il ciclo 1, questo è il ciclo 2, scusate. Adesso cosa mi sta facendo il ciclo? Il ciclo 3. Ah, scusate, questo è il ciclo 2. Questo è il ciclo 3. Allora, io ho implementato un paio di giorni fa, forse a qualcuno di voi è sfuggito, ma non penso, che c'è un vincolo temporale tra l'1 e il 2, ma non è detto che il ciclo 3 e il ciclo 4 si comportino come tali. Attenzione, ragazzi. Short adesso di euro-dollaro. Ok? Non lo scrivo neanche in chat, proprio non mi interessa. Allora, noi abbiamo questa zona qui, la copio, che è l'open price del ciclo 3. Da qui il ciclo 3 diventa ribassista solo se, dai, domanda, risposta, Stefano, così veloce, dai, Stefano, veloce, subito. Solo se il ciclo diventa ribassista, solo se. Avanti, Roberto, dai, avanti. Nessuno? Veloce, veloce. Solo se il ciclo 3 diventa ribassista, solo se. No, no, no. Il minimo di Gauss ancora qui non ce l'hai. No. No, il minimo presente, sì, va bene, se rompe il minimo diventa un ciclo ribassista, quindi c'hai questa cosa qui che devi mantenere sempre viva in testa, che tu hai questa cosa qui. Qui parte un ciclo, se il ciclo diventa ribassista, tutto si svolge poi a ribasso, ok? Qui la partenza del ciclo. Oltre a questo hai una media mobile sopra, una media mobile sotto, quindi devi calcolare che quando devi fargli il short devi essere sotto la media 48 in questo caso, ok? Quindi hai una situazione ciclica di chiusura a distribuzione solo se sei sotto la 48. Guardate, qui è andato sotto la 48 e qui è il ciclo 3, che noi lo sappiamo perché abbiamo la frattalità, ok? La frattalità presa da un ciclo 1, che poi potrebbe essere anche sbagliato perché potrei farmi finire qui il ciclo 1. Questo è il ciclo 2 e questo è il ciclo 3 e questo è il ciclo 4. Quindi normalmente potrei anche aver sbagliato la lettura, e questo succede, ma hai sbagliato, questo era il ciclo 1, questo era il ciclo 2, questo era il ciclo 3, adesso siamo nel ciclo 4. Cosa ho sbagliato? La lettura, ma sia il 3 che il 4 sono cicli ribassisti. Quindi può essere giusto, può essere anche sbagliato. Quindi quando arrivo qui so che devo chiudere il trade. Quindi sono ancora in questa zona qui e mi aspetto un nuovo minimo rispetto a questo, quindi mi aspetto un R1, questa zona qui. Ci sta o no? Quindi ho aperto short perché ho questa dinamica qui. Ok? Quindi ricordarsi di queste nozioni dei cicli, apertura dei cicli, rottura e tutto il resto perché sono molto importanti. Quando io avrò la fine del ciclo 3 qui, questo è molto importante perché allora potrei aver sbagliato veramente la lettura. Quindi quando sono qui e mi avvicino a questa zona qui e non sono ancora sotto questo minimo qui, allora vuol dire che ho sbagliato qualcosa, qui devo girarmi long. Quindi può succedere che chiudo lo short anche con pochissima perdita o con pochissimo guadagno. Perché è finita la distribuzione, sono sul minuto, mi deve partire qualcosa. E siccome il ciclo di per sé è un sottociclo di qualcos'altro, non mi aspetto che continui a fare una discesa, ma probabilmente partirà a rialzo, ok? Anche perché poi devo cominciare a segnarmi le zone di pullback, questa la segniamo gialla,
Questa zona di pullback, per esempio questa, potrebbe essere una zona di pullback, guardate. Questa dove è già ritestato è una zona di pullback, quindi questa qui è una zona molto dura per rompere. Se adesso comincio a scendere e mi ritorno in questa zona qua e non vedo che accelera, io chiudo. Perché ho affrontato un'idea di chiusura di ciclo 3 che potrebbe essere addirittura un ciclo 4. Quindi mi oriento sulla campana gaussiana. Va bene? Io adesso posso scegliere un euro yen short e un euro dollaro short nello stesso tempo. Non è tanto bello perché normalmente l'euro yen sale, si rafforza, quindi si rafforza anche il dollaro yen, quindi l'euro dollaro scende. In questo caso ho scelto di vendere in entrambi le coppie l'euro, anche perché l'euro yen l'ho venduto tranquillo, con una size estremamente tranquilla, perché mi aspetto una chiusura fino a questa zona qui. Quindi vedete che ho scelto due coppie che normalmente non andrebbero scelte assieme, ma con delle caratteristiche di trade differenti, una un po' diciamo un po' più tranquilla sull'H1, H4, anche sul 5 minuti, con dei livelli ciclici temporali, e mentre nel minuto dell'euro-dollaro sto vedendo solamente scegliendo una piccola espansione di quelle da 5, dai 5 ai 10 pips. Ok? Guardate. Mentre sto parlando, non avete visto, ma questi due pallini qui erano verdi, sono diventati rossi. Questi ce n'erano due soli, rossi, adesso sono tre. Quindi la direzione ha cambiato, la forza è cambiata e l'accelerazione ha cambiato. Sebbene sta facendo una candela lunga verde, quindi vuol dire che alla prossima chiusura di questa candela cambieranno se rimane così. Ok? Ma se invece non cambieranno è perché ritornerà ad avere la situazione ribassista. Vedete che non riesce a rompere questo, quindi la situazione ribassista. Guardando anche l'indicatore, è quello che ci si aspetta. Perché allora l'indicatore io potrei dire che lo vado ad utilizzare in questa situazione qui, fino a qui, prendiamo la penna che si vede, fino a qui avrei visto il verde. Da qui in poi mi interessa la fase short. Vedete che ha fatto cambiato, come ha cambiato il colore subito? Proprio perché è rimasto qui. Quindi da qui in poi di nuovo la situazione è short. Vedete com'è cambiato? Quindi vado a preferire il cambio di colore dal verde al rosso. Quando c'è tutto rosso qui vuol dire che sono già nella situazione giusta. Ok? Quindi vado veramente a preferire questa cosa qui. Fino a quando non ho, devo avere prendermi le mie cose e andarmene se il trade ho sbagliato, che può anche succedere. Quindi, chiaro, meno trade sbaglio, meglio è, giusto? Siamo nel ciclo 3, forse anche ciclo 4, non lo so. In ogni caso guardo anche questa cosa qui. Vedete che il prezzo da fuori della campana gaussiana, adesso è di nuovo fuori della campana gaussiana, ed è già una cosa che non mi piace, però se il prezzo torna dentro la campana gaussiana, abbiamo ancora questo ultimo pezzettino di fase short. E ci sta, giusto? Sta facendo un segnale short. Siamo sotto la media 48, siamo sotto la media 12. Allora siamo giusti, no? Giusto o no? Secondo voi, che cosa sta avvenendo nel grafico? Oltre a questo, ve l'ho detto prima, ma in un time frame superiore, cosa sta avvenendo nel grafico adesso? Se chiudesse così il ciclo 3, potrebbe essere un ciclo 3. Allora, io posso aver sbagliato una cosa di lettura, sia che questo è il ciclo 3 o il ciclo 4, ma posso aver sbagliato per partire il ciclo qui, magari partiva qui, giusto? Ok, qui abbiamo un indicatore, un'altra cosa, però questa cosa qui mi dice che se il ciclo parte qui. Dove sono adesso? Si può chiudere così il grafico? Che formazione è questa? No, perché è un condor, quindi deve andare assolutamente sotto questa zona qui. Per concludere che non sia un condor, deve andare giù questa zona qui. Perché se no mi fa una formazione da condor, se mi parte a rialzo, da questo era il minimo assoluto di una distribuzione, mi parte un ciclo 1. Ma il minimo assoluto su una campana gaussiana così alta ancora non ce l'ho, quindi preferisco aspettare ancora. E probabilmente andrà a rompere questo minimo. Questo. Ho ragione adesso? Tra 2 ore non avrò più ragione, non mi interessa più. Quando io ho guadagnato i miei 10 pips, non mi interessa più il resto. Capite?
mentre il webinar è già oltre l'oretta, io sto guardando con voi un grafico su questa zona qui dove sono entrato short. C'è motivo perché ancora sto qui, perché alla fine, certo che c'è un po' anche, diciamo, di orgoglio mio personale quando ho ragione durante un webinar o durante una lezione o durante un live, che dico ok, short, mi aspetto lo short e poi mi paga con due o tre candele rosse e mi fa questo che deve fare. Adesso potrei avere anche torto. Ok? Quindi torniamo indietro di un paio di 10-15 minuti dove dicevo ci devo credere. Perché devo credere in questo. Se io ieri non credevo nel long del ciclo 2 sul minuto, non avrei fatto il long. E adesso devo credere che questa cosa qui, tutte le tecniche che abbiamo fatto, tutte le analisi che abbiamo fatto, tutte le cose statistiche che abbiamo fatto, tutte le cose che ogni volta mi porto avanti con delle cose tipo linea, la linea di regressione o cose del genere, con tutte queste cose qui, cosa sono? Allora notate che io dovrei andare sotto questa zona qui, questo qui è quello che mi aspetto. Un'accelerazione di questa zona qui, quindi 15 pips da qui in poi, perché vuol dire che questa cosa qui è una flag, quindi da questo minimo qui a queste zone qui posso tracciarmi un canale di questa genere qui, ok? Quindi una rottura di questa zona qui, è automaticamente il breakout della zona di lateralità della flag. Volendo potrei anche aggiungerlo su questo minimo qui, quindi vedete che è quasi alquanto preciso, perché se lo metto così è preciso. Quindi ho preso questa espansione qui, che è l'ultima. Ci stanno? Quindi oltre alla coerenza ciclica, perché se non c'è coerenza non c'è, no? Oltre a questo devo unire tante altre cose. Fatemi vedere qualcosa. Ancora mezzo espresso. Ok? Ci sta? Quindi so che, allora, quando vi sentite giù. Quando vi sentite, vediamo come riesco a inquadrare questa frase. Quando vi sentite state camminando in una. Io sono stato non in Portogallo, sono stato, dove era questa? Sono stato ad Ibiza seguendo un libricino che io mi compro sempre, dei libricini che fanno vedere le foto di dove devi andare a vedere questi bellissimi spazi della natura, cose che devi andare a vedere quando sei in quel paese. Mi compro sempre il libricino e c'era una foto di un ponte, il ponte di pietra, cioè il ponte di pietra, no? Che era praticamente un ponte situato a, mi pare, 40-50 metri dal mare. Ok? Guardate mentre sto parlando, cosa sto facendo, no? Ok, quindi ha rotto questa zona qui, cioè sta rompendo il canale, ok? Dovrebbe accelerare un po'. Quindi cosa succede? Questo ponte di pietra era sollevato, cioè io mi aspettavo una zona turistica, che ne so, tanti che avevano fatto, invece no, era praticamente più o meno 3 km di salita, in mezzo a pietre, erbe, alberi, cioè in mezzo alla natura completa, cioè praticamente una cosa veramente da survival, da sopravvivere, c'è cioè una cosa veramente terribile, c'era un caldo della Madonna. Infatti il primo giorno che sono andato alla ricerca di questo posto non l'ho trovato, non l'ho trovato. Seconda volta ci ho riprovato, quasi quasi abbandonavo, io e allora mia ragazza. A un certo punto ogni tanto arrivava qualcuno, cioè, nel tutto è arrivato uno in motocicletta che stava impazzendo a salire con la moto da cross, poi quello logicamente non potevo, non ho chiesto perché c'era il rumore della moto ed era anche un po' affaticato. Poi ho trovato una famigliola che stava scendendo che aveva rinunciato e poi ho trovato un ragazzo che dice no, è bellissimo, però cioè, veramente devi ancora camminare tanto e non è facile. Quando sono arrivato lì a fare questa foto, sopra il ponte di pietra, ti trovi con una leggerezza tra l'abisso di se cado mi sfracello, non esisto più,
però voglio fare questa foto. Se ogni volta che ti muovi vicino a questo ponte, c'è il granulato del terreno che qualche pietrina scivolava giù e sentivi proprio il tonfo di questi 40-50 metri che faceva. Quindi era anche una cosa veramente pericolosa perché questo ponte era praticamente sia un ponte di pietra naturale, sospeso tra le rocce di una roccia naturale che è stato lì per la natura, è rimasto lì ed è diventato un posto dove vai a farti la foto. Ma ti dico che era largo 1,5 metri, quindi prendendo una volata di vento volavi via. Abbiamo fatto le foto, io veramente, io che poi sono un fifone, veramente sono stato lì, ho detto che okay, faccio la foto e poi scappo via, devi fare piano piano perché sennò scivolo giù. E ok, nel momento in cui ti senti nello stato di, perché vi ho raccontato questa storia, nello stato di dire, ok, io sono sopra questo ponte ed è molto sottile, ok? Quindi essere nel baratro di dire abbandono il training perché sennò ne rivale della mia salute, ok? Non riesco a fare il trader, non sono portato, sto perdendo solo soldi, ok? È quel metro e mezzo di distanza dal ho capito, ho perso dei soldi, però ne posso anche guadagnare. Quindi il problema del trading è che stai sempre camminando in un pontile molto stretto. Che se non ti sai regolare perderai sempre soldi. Ok? Per evitare di perdere questi soldi devi avere delle idee ferree, un metodo ferreo e delle idee che ti portano a ragionare nel vedere il grafico che quello che deve fare è quello che ti aspetti. Se io adesso qui avessi scelto di fare una situazione long, certo che avrei sbagliato. Ma ho fatto la situazione short perché ciclicamente siamo giusti. Guarda che l'indicatore sta andando a fine corsa. Questa è l'unica cosa che posso fare adesso, copiare il canale, mettermelo qui. E ho un'altra idea di trading che comunque si protrae in avanti così. Quindi il mio pontile sotto i piedi, il mio spazio è sempre, bisogna essere degli equilibristi tra il lascio stare e mi sono fatto male tante volte o continuo e tutte le volte che mi sono fatto male mi farò anche del bene e piano piano ricomincio. Il mio capitale ricomincio a ricostruirlo, da portare su. Allora, io tanti anni fa, dopo diversi conti bruciati, da un conto piccolino, la storia del conto che avevo i soldi in euro, ma il conto era in dollari, avevo 700 e qualcosa dollari, l'ho portato a 93.000 dollari o 36.000 dollari, se non ricordo, 36 o 39.000 dollari erano, da un conto da 500 euro, quindi 780 dollari, no? Ma questo è tanti fa, ma tanti ancora dopo, poco dopo, con un conto da un paio di 100 euro, ho portato di nuovo il conto a cifre tipo 10, 15, 20 mila. Dice, ma guarda che roba, la settimana scorsa, meglio ancora, il mese scorso stavo per abbandonare il trading e adesso mi trovo con il conto da 10 mila. Sono nuovamente in pista. Quando ti dici una cosa del genere e dovete fare come ho fatto io, dovete andare, alzare. Lasciare tutto così il computer, tirare la spina, ok? Avete il conto flat, avete 10.000 euro sul conto, dovete andare a fare una camminata e ogni specchio che vedete vi dovete schiaffeggiare, nel senso che ci sei arrivato di nuovo, cretino, non fare di nuovo le cavolate, non bruciare di nuovo questo conto, perché sono 10.000 euro. Con 10.000 euro devi farne altri 1.000 la settimana prossima, sono il 10% in una settimana. Riesci a farlo? Bene, settimana dopo ti trovi il conto a 13.000, hai fatto il 30%, ancora meglio. E piano piano, quando tu ogni volta decidi di staccare e farti la camminata diciamo, di pensiero per farti la tua camminata, dici, cavolo, ce l'ho fatta, dai, mantieni la calma, mantieni la calma. Ogni volta che incontri lo specchio, piano piano, non avrai più il bisogno di schiaffeggiarti, avrai soltanto il bisogno di guardarti e farti un sorrisino. Quel sorrisino è uguale, identico allo schiaffo che ti davi all'inizio, perché praticamente sei passato dall'ombra al sole e ti sei reso conto che ci sei arrivato con le tue forze. Quindi a un certo punto non hai più bisogno di dirti, cavolo, ridimensiona il tutto, datti una controllata, tiri due schiaffi per tirarti dritto. No, il sorrisino, chi ha più o meno la mia età, il sorriso la J.R. Ewing, ve lo ricordate? È andato via l'audio? No, l'audio c'è. Ricordate, guarda intanto dove è arrivato l'euro dollaro, quindi già si potrebbe cominciare a chiudere perché vi ricordo che questo qui è
il ciclo 3 che dura fino a qui, eh? Quindi siamo arrivati allo spazio di chiusura, guardate. Ok? Ultimo strappo e la chiudo. Quindi praticamente il sorrisino va a sostituire gli schiaffi che vi state dando prima, perché piano piano vi siete autocontrollati, autodimensionati, non volete più da 10.000 fare altri 10.000 in una settimana. Piano piano si deve costruire la vostra azienda. Io devo limitare le mie uscite e controllare le mie entrate. Va bene? Siamo con questo. Quindi dovete cominciare a camminare con sicurezza tra, a fianco c'è sì il pericolo è imminente, io posso scivolare e faccio un casino. Però dovete essere consapevoli che potete anche scivolare, ma non del tutto. Quindi datti una raddrizzata. Se sono 10.000, siete fuori di 2.500 euro, al limite a volte è meglio dirsi cosa. Questa settimana qui la chiudo a 2.500 in perdita, però c'è ancora 7.500 per recuperare. Ma tante volte non si fanno questi ragionamenti, i 2.500 diventano 3, 4, 5, 6.000, quindi adesso chiudo 6.000 euro, mi rimangono solo 4 per recuperare. Hai sbagliato, ok? Devi ricordarti prima, perché la situazione ciclica è quella. Ok? Guardate, mentre parlo lo short di euro-dollaro sta pagando. E non solo di euro-dollaro, perché l'euro-yen, visto sull'H1, ho visto anche su 5 minuti, ed è imminente che prima o poi mi faccia anche un segnale short. L'indicatore Drive, che non è da sottovalutare, l'indicatore Drive incomincia a fare la sua funzione di rosso. Adesso vi spiego, ma l'ho già spiegato diverse volte. Allora, vi faccio questo schema qui, così vi spiego anche questo. Se io quando faccio costruire un indicatore, non è che me lo faccio costruire perché ho bisogno di un indicatore o cose del genere. Quello che faccio costruire è perché c'è un ragionamento. Perché qui è diventato verde? Faccio questo esempio che ce l'ho. Il drive ha fatto un pezzettino di rosso e poi è diventato verde. E perché adesso sta diventando rosso di nuovo? Perché? Allora, l'indicatore calcola l'ultime candele, in questo caso ne calcola 96, queste 96 candele, e mi fa il ragionamento di queste 96 candele mettendomi anche un livello di breakout. Vedete, qui avevo incominciato a fare un breakout rosso, era il breakout di questa zona. Qui ha incominciato a fare il breakout rosso di questa zona qui, anzi di questa. Quindi vuol dire, se continuo ad andare short adesso, incomincio a farmi la fase di mercato rossa, quindi la fase di drive rosso, la fase di metodo fascia rosso, la fase di metodo fascia rosso, e quindi ho incominciato a farmi un breakout ribassista. Allora, fammi leggere un attimino. Ok, quindi il drive, spiegato perché mette anche il pezzettino rosso. È proprio perché poi questo è a 60, perché mi pare che sia a 60, quindi mi prende 60 candele, immaginate voi 30, 60. Ok, mi prende le ultime 60 candele mettendomi il resoconto finale del breakout che è diventato ribassista. Certo, diventerà verde se continua a salire. Allora, torniamo a noi sull'euro-dollaro, perché abbiamo di nuovo questa soluzione. Sta per partire, sta per partire in ciclo, sta partendo giusto nel momento dove deve ripartire. Questo potrebbe essere addirittura un ciclo 1, devo stare attento. Allora, ecco Paolo, io ho già chiuso del ciclo 4, non mi fido, a volte c'è, a volte non lo trovo, e parte già il primo. Certo, quello che dicevo prima, il ciclo 4 a volte non c'è e a volte c'è, quindi ti può ripartire una nuova distribuzione. Quindi per fare questo, Stefano, è molto importante che tu ti regoli alla campana gaussiana. La campana gaussiana è bassa, 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 il ciclo 4 magari te lo salta. Okay? Adesso qui siamo praticamente in questa situazione qui, che ha fatto quello che doveva fare con il ciclo 3, quindi il ciclo 4 diventa ribassista da qui. Quindi se hai chiuso già lo short, in questo caso qui, ha molto senso riaprirlo in questa zona qui. Ha molto senso. Togliamo i segnali, perché se no c'è troppa roba, mettiamo solo questo. Logicamente ha molto senso riaprirlo qui.
Ok? Quindi sei riuscito, non sei riuscito a tenerti lo short e l'hai chiuso qui, ok? Perché se rompe questo, a fin di dirtela, questo qui è la partenza di un ciclo 4. Se è nei tempi di ripartenza, ha una gambetta, sta per ripartire, siamo andati sopra la media 12, siamo comunque sotto la media 48. Quindi stiamo ancora in chiusura, ricordiamoci questa cosa qui. Che è questa, no? Ma oltre a questo, io devo capire che anche la prima volta che ha rotto la campana gaussiana, quindi qui, questa distanza qui, possiamo anche togliere, questa distanza qui è una linea di regressione dalla prima volta che era sopra, quindi potrei andare a vedere questa zona qui, per esempio, guardate, esattamente questo massimo qui, prima di arrivare al primo tocco della 48 era questo, quindi questa distanza qui me la deve andare a recuperare, farmi anche questo ragionamento, ok? Però non è sbagliato persistere e avere ragione su un ciclo, ma è anche giusto quello che hai fatto tu, Stefano, quindi prendere profitto e non voler altro, quindi, però nel tuo contesto devi autocontrollarti. Devi autocontrollarti nella gestione che praticamente io non potrai andare long fino a quando non è terminato questa fase. Quindi il tuo long adesso lo potrai fare più o meno in questa zona qui. Quindi questa è la regola che potresti andare a cambiare le ruote all'auto se dovessi fare o andare dal dentista o andare a fare la spesa o andare a portare il pacco in posta o andare a dare l'acqua ai fiori. Perché fino a questa zona qui, che sono le 12:20, quindi alle 11:20 nostre, quindi è ancora un'ora esattamente, 45 minuti, per andare ad annaffiare le piante. Ok? Perché fino a lì non potrai comunque andare long. Perché fino a lì può succedere di tutto, può succedere questa situazione qui. Ok? E tu, che pensavi che qui partisse un ciclo 1 e sei rimasto long qui dopo aver visto una cosa del genere. Capito? Perché a volte in chat Paolo non scrive prima delle 9 o magari dà il buongiorno alle 8:30 perché fa la prima operazione, perché non ho il tempo. Se io adesso dico alle 16 chiudo, è perché basta, ho chiuso, non ho altro da fare. Questo era il mio lavoro, ho fatto quello che dovevo fare. Ci sta o non ci sta? Aprite un po' un attimino la mente, non gli occhi, la mente. Se, il problema di tanti, e lo dico che lo raggiungete, questo problema qui lo andrete a raggiungere quando avete già confermato che avete un capitale raggiunto, guadagnato, e allora vi rendete conto che quel capitale guadagnato l'avete guadagnato con il trading, con una strategia. Se poi continuate ad utilizzarla e mettervi dei paletti tipo ok, stacco lo short, però fino a qui non vado più long nel short, aspetto questa zona qui, perché potrebbe farmi questo. E siccome non lo voglio, devo stare attento a quello che succede nei cicli ancora. Ok? Questo è il saper gestirsi i tempi. Allora, immaginate adesso. Il prezzo torna sopra la 48, il prezzo incomincia a salire, mi arriva qui in alto, mi parte, mi arriva a questo pivot qui, chiaro che non ho distribuzione. Ma allora io ho questo short aperto qui in basso, dov'era? Qui più o meno adesso è in positivo, quindi è qui, era più o meno qui lo short. Allora facciamo il programma superiore. Io ho uno short qui, sono adesso in positivo, ma il prezzo mi fa questa birbanata, mi arriva qui al pivot R2. Cosa faccio? Questo short qui lo devo recuperare? Sì, ma come lo faccio a recuperare? Devo capire che questo è il ciclo 1, non posso entrare short perché potevo in ciclo 2, quindi fino a quando non ho avanzato la mia campana gaussiana, dove posso tentare l'altro short, non lo faccio perché sono in situazione long, quindi entra in vigore la situazione di dover dire al grafico, ok, tu mi hai fatto che dovevi andare qui sotto, non ce l'hai fatta, sei andato qui in alto, io ti trado long, quindi congelo questa operazione che era in positivo, me la congelo con dei long qui. E
Elon continua a guadagnare, ma a un certo punto mi aprirò short per andare a recuperarmi lo short. Ed è quello che sta succedendo. Quindi se adesso devo entrare long, lo farò sicuramente con delle altre tecniche, o magari guardando anche i segnali del metodo fascia, o che ne so io, guardando anche magari l'indicatore. Vede l'indicatore? Da qui è partito, quindi questo è partito. Qui è una prima gamba di un ciclo, che sia il ciclo 4 probabilmente, ma non lo so. Quindi questa è la prima gamba, ma se vado a notare la prima gamba, l'indicatore è già arrivato abbastanza alto. Quindi magari potrebbe essere questa la prima gamba, fammi già la seconda, la terza e la quarta chiude ancora di più. Quindi essendo una situazione ciclica debole di partenza, anche perché se vado nei rimasugli di grafico, prendiamo questo, io ho un Fibonacci di questa zona qui, guardate, il 50%. Cioè, io sono cose che io le vedo così senza, no? E sono cose che dovete mettervi anche voi a pari con il grafico. Questa è una gamba di qualcosa partito, ma non c'è forza. Vedete l'indicatore già arrivato lì, sta per tornare giù. Se il prezzo si avvicina a questo minimo qui, mi chiamerà un nuovo minimo. Quindi siamo nel ciclo 4. O nel mezzo ciclo 4, magari mi arriva fino a qui, poi riparte. Ma arriva R1, poi riparte. Quindi abbiamo anche R1 qui sotto. Ci sta? Quindi congelare le operazioni è possibile, e congelare le operazioni è quello che sta accadendo su questo metodo qui, che io praticamente da tutti gli short, adesso sono andate via le frecce perché ho fatto cavolate, ne avrei avuto un long. Ah no, 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 le frecce non ci sono perché ho messo le righe. Quindi questo qui sono le righe. Sono un webinar. Tommy. Sono concetti. Sono in webinar. Dove sei tu? Ok. Non partecipi. Ok. Inutile che mi iscrivete, perché tanto. Ok? Quindi questa linea verde è un long mancato, che è questo qui. Questa linea verde qui è un long mancato. Vedete, questo qui è un long mancato, però io l'ho segnato, ma mi sa che forse una linea vecchia, dovrò andare a vedere, forse una copertura, fammi vedere. Questo, sì, questa è una copertura di questo. Okay? Quindi un long che sembra uguale a questo, ma è una copertura di questo. Okay? Quindi le coperture, e alla fine c'ho questi tre long, di cui uno è in mega positivo, di 170 pips, che sarebbero i 134 di questo, quindi sono anche sicuro di chiudere questa situazione qui. Okay? Quindi congelare le operazioni, tipo questa che è stata congelata, mi rimane aperta. Questo long qui rimane aperto, questo freeze, questo congelamento, tra un pochettino posso chiudermi tutto e porto avanti la tecnica. Ok? Torniamo a noi. Euro-dollaro sul minuto, euro-yen bloccato in questa lateralità, non è tanto bello, e l'euro-dollaro tornato un po' su. Ok? Guardate, ha fatto questa candela lunga. Ecco, questa qui è la prova della verità. Ha fatto una candela lunga per poi rimandarsela tutta. Allora c'è, quando si parla di, c'è pressione ribassista, appena sale lo vendono. Vabbè, fino a quando non smettono di venderlo e poi lo comprano, giusto? Siccome ancora il tempo non è arrivato per comprarlo, fino a quando non mi va qui sopra, io non mi devo neanche allarmare, ma neanche se mi arriva qui da qui, perché ancora ho tutto questo tempo qui di ciclo in chiusura. Ok? Fino a prova contraria. Però capisco la tua, ok, ha pagato, non voglio cercarmi altro, hai preso profitto e fatto benissimo, perché fai conto te, se avessi fatto lo short, che non so, da qui e portavi a casa 13 pips da un lotto, sono 130 euro, hai fatto la giornata per oggi. Ok? Però una cosa che ti dico a te, Stefano, ma a tutti, se allora, se tu hai chiuso un'operazione qui, mettiti qualcosa tipo, che ne so, fai così. Un cerchietto che ti mantenga la memoria e dire, ok, io devo guardare, qui ho chiuso lo short, devo capire il perché ho chiuso lo short e cosa devo fare, no? No, 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 non un alert.
soltanto una cosa visiva che magari tra 2 ore vai a vedere, ah, questo short che ho chiuso qui, perché l'ho chiuso? Poteva pagarmi di più? Com'era la situazione? Com'erano i grafici precedenti? I grafici precedenti è una cosa molto, molto importante perché noi a un certo punto focalizziamo il tutto nel ciclo, ma non è vero. Tu devi controllare che questo è un trend, ritracciamento trend, ritracciamento trend, ritracciamento trend. Ok? Quindi in ogni caso stai facendo dei massimi decrescenti, dei minimi crescenti. Quindi fino a prova contraria, questo. Sì, certo, come devi mantenerti l'idea, hai chiuso il trade, sei contento, non ne fai altri, aspetti per capire come sarebbe finita questa situazione qui. Ancora meglio perché a un certo punto, anche se tu hai chiuso qui il tuo short e comincia a scendere ancora di più, l'idea di andare long qui la puoi traslocare in questa zona qui. Quindi fino a prova contraria io mi aspetto ancora una ripartenza. Allora io devo vedere gli orari 12:21. 12:21 vuol dire che tra un'ora e tra 50 minuti io sono in questa zona. Quindi vuol dire che su H1, tra un'ora, quindi praticamente tra una candela quasi, ho questa situazione qui. Quindi tra una candela io potrò vedere anche come si è comportato. Se la candela è diventata rossa fino a qui e mi ha fatto anche un segnale short, nell'H1 nel minuto non andrò più long, anzi andrò a vedere la situazione ciclica. Immaginiamoci che tra un'ora, quindi qui, il prezzo ha fatto così, quindi nell'H1 ho una candela così short, mettiamola così, ok? E io sono qui, quindi qui non andrò più long, andrò a vedere quando il prezzo va su e quando mi rompe di nuovo questo minimo, quindi da qui sarò di nuovo ribassista perché mi aspetto la continuazione della candela H1 che è questa. A queste cose qui non le avevo viste, non ci avevo pensato. Allora hai sbagliato mestiere, perché se non pensi non fai trade, giusto? Quindi guardare il movimento di una candela H1 nei momenti di tempo giusto, per filtrare quello che devi filtrare, giusto o no? Non ci avevo pensato a questo, non avevo pensato che dovevo guardare anche le candele H1 per capire dov'ero. Oppure magari addirittura capire sull'H4 dove sono. Perché su H4, fino a prova contraria, che questo probabilmente non è più un ciclo 3, ma è un ciclo 1, quindi a questo punto io posso già intervenire e dire, ok, questo è un ciclo 1. Ok, il ciclo 1, chiaro, me lo vanno a disegnare così, questo lo tolgo. Quanto mi dura un ciclo 1? 26 candele, può continuare a salire, può anche continuare a scendere, non è ancora arrivato il momento. Quindi devo andare a cercare più o meno la parte centrale, vado a vedere l'effetto della prima gamba, seconda gamba, potrebbe essere anche questo, prendo questa, quindi abbiamo già qualcosa in più, abbiamo una situazione di mezzo ciclo, 20 candele, quindi questa situazione qui me la porto a 20 candele più in là, 20. Venti, 18, 18. Ok, più o meno questa qui, la mia situazione di 20 candele. 20, 20, ok, più o meno. Quindi io so che questo qui è il mezzo ciclo. Fino a prova contraria ho questa idea qui, quindi già questo mi porta che la parte centrale è una situazione long. Quindi soltanto visivamente io so che praticamente in questa zona qui, tra la metà, più o meno qui, adesso non il livello ma il tempo, tra metà, tra questi due cicli, tra queste due lineette qui, ho la mia situazione short. Quindi anche questo è un dato di fatto. Che se voglio, questo abbiamo detto che la mettevamo di un altro colore, la mettiamo così. Ok? Queste qui sono le situazioni. Questa è una situazione long, perché siamo ancora nel ciclo 1. Allora, come faccio a capire se è una situazione long o short? Oggi è la questione della logica della lettura. Come faccio a capire se questa situazione è una situazione long?
Se mi parte un ciclo, e qui potrei dirvi di inserire l'indicatore auto-inside, ok? In questa zona qui. Questa è un open price, quindi qui mi parte un ciclo. Il mezzo ciclo potrebbe essere questo, giusto? Se io prima di arrivare qui, in questa zona qui che è long, non sono arrivato vicino a questa zona qui, allora potrei anche cercare un long, ma se mi avvicino a questo, probabilmente farà soltanto una salita per poi tornare giù. Nella seconda parte io sono già short da questa zona qui, perché mi aspetto una rottura della parte centrale del ciclo, quindi la chiusura ciclica. Perché allora ho aggiunto un tassello a tutti quanti le distribuzioni cicliche o i cicli di per sé, una trend line che parte dalla parte alta, dalla parte bassa, scusate, alla parte centrale. Questa cosa qui diventa una trend line ciclica che sia nella parte centrale della distribuzione sia all'interno di un ciclo mi fa da spartiacqua. Quindi anche questa, se il prezzo mi ritorna qui sotto, ho l'ultima parte. Ok? Quindi ho anche questa cosa qui in più. Probabilmente se questo è il mezzo ciclo, poi posso anche sbagliarmi e dire ok, non è questo il mezzo ciclo, è questo. Ok? Però fino a prova contraria, fino a questo. Ok? Quindi quando io mi costruisco un'analisi, lo faccio perché ha senso costruirla. Ok? Torniamo sul minuto. Più tempo passa, più probabilmente sta girando anche la campana gaussiana, quindi questo qui potrebbe essere veramente la partenza di un ciclo 1. In questo caso avere ragione chi sta cercando dei long. Però c'è qualcosina che ti sfugge o vi sfugge. Qual è la cosa che vi sta sfuggendo? Delle regole. Vediamo se le regole si mantengono. Perché ancora non è detto che si deve andare long? Per farvi vedere questo, vi faccio notare una cosa. Faccio vedere una cosa. Tre, allora, qui abbiamo un ciclo 3, no? Vedete, salita, scesa, questo è un minimo. Se noi notiamo questo. Se noi notiamo, il ciclo 3, questa candela qui, l'ultima che vedo, si è avvicinata molto al minimo, giusto? Quindi avvicinandosi al minimo mi chiama un nuovo minimo, giusto? Guardate, questa candela qui si era avvicinata a questo minimo qui. Mi ha chiamato un nuovo minimo. Sebbene è andata su. Ok? Bene, andiamo avanti. Ha chiamato un nuovo minimo. Vedete che l'ha fatto un nuovo minimo? Cioè, se io vado avanti con le candele, ha fatto un nuovo minimo. Bene, tornata giù, torna su. Adesso è qui. Torniamo un attimino un po' più in giù. Se questo è il minimo e questa candela qui si è avvicinata a questo minimo e a questo minimo, cosa mi chiama? Un nuovo minimo, giusto? Quindi non andrò long fino a quando non si è staccato da questo minimo qui. Se adesso il prezzo si avvicina di nuovo a questa zona qui, do quasi per scontato che mi va a fare un nuovo minimo. Quindi non posso andare né long né short, devo aspettare veramente i tempi. Solo quando si stacca dalla zona, allora io potrò fare uno short, poi potrò fare un long. Ti dico la verità, non vedo l'ora che mi ritorni in questa zona per chiudermi il trade, per evitare di rimanere a mercato. Giusto? Però purtroppo sono nel momento in cui devo aspettare. Questo è un massimo, questo è un altro massimo, questo è un altro massimo, fino a quando non mi ritorno sopra questa zona qui, e anche se mi ritorno lì in alto, purtroppo lo so che l'ho fatto, devo capire come gestirmi. Non farò del long, attendo, perché sull'H1 e tutte le altre copie devo aspettarmi una situazione
tipo questa, che questo qui è una situazione long. Quindi abbiamo ancora tutte e 6 candele H4, tanto tempo ancora per decidere. Okay? Quindi sul minuto ho delle regole fisse da mantenere. Quindi fino a quando non arrivo qui non posso entrare long, perché può succedere di tutto. Può succedere che mi faccia 4 candele rosse ribassiste. Adesso mancano 7 minuti al cambio di candela, per esempio. Ne faccio nel long, nel short, siamo sul cambio di candela, ragazzi, non si fa. Ormai lo sappiamo tutti che non si fanno. Quante volte io l'ho detto gli ultimi 5 minuti, i primi 5 minuti? Se sei a mercato è una cosa, se non sei a mercato devi aspettare. Quindi la giornata sembra lunga, quella del trade, ma alla fine non è tanto lunga. Perché se vi fate veramente il ragionamento come ho fatto io ieri, io tra i trade che ho condiviso, fatto il mio guadagno, basta. Cioè, poi che l'euro-dollaro sia salito come un pazzo, sia sceso come un pazzo, a me non interessava più. Cioè, mi tengo da parte, non mi interessa proprio. Ok? A volte le correlazioni le guardo, a volte no, Francesco. Non... Allora, le correlazioni sono un dato di fatto che quando vedi qualcosa è già troppo tardi. Ok? Le correlazioni è così. Poi, se devi guardare le correlazioni implementandole al le implemento perché sono long di euro-dollaro e quindi posso andare short di euro-AUD. Questa potrebbe essere una correlazione inversa. Okay? Quindi in certi casi, quando vuoi fare un'operazione, devi guardare quello che c'è già a mercato o quello che vorresti mettere a mercato, non devono andare a influenzarsi l'una con l'altra. Cioè non è che mi metto long sull'euro-dollaro e short sul dollaro franco-svizzero. Non avrebbe senso perché sono correlate al 90-95%, quindi chiaro che si muovono al contrario. Ok? Bene, va bene per oggi? Quindi notate come anche in questo caso qui, questo è un range operativo, ok? Disegniamolo così, i box. Questo è un range operativo. In questo caso qui, se io vado a vedere, il range operativo che viene dopo è già più basso di questo massimo. Quindi mi posso aspettare che i range operativi siano differenti nelle loro distanze, ma in una direzione, cioè i box vanno a scendere in questo caso. Okay? Devo sempre controllare tante tante cose, perché se qui non è ancora salito, vuol dire che non ci sono state prepotenze rialzista, sta ancora oscillando in questo movimento qui e siamo a 5 pips di distanza, neanche tanti. Bene, 5 minuti al cambio di candela, quindi mancano gli ultimi 5 minuti. Andiamo a vederli qui. I 5 minuti euro-dollaro, eccoli qui. Allora, anche qui, la campana gaussiana è questa gialla, ok? È partita qui. Sul pivot, niente di strano, pivot sono delle regole, e quindi ci sono. Una. Qui in alto ho il max caos, vedete che continua a scendere così, poi mi va a fare un secondo max caos, quindi è chiaro che questa è la distribuzione. Okay? Quindi io so che questo qui era un ciclo 40. Anche se sono distribuzioni regolari a 5 minuti, me lo vado a disegnare. Per non dare fastidio, lo portiamo su, l'importante è che tocchi sempre il minimo di partenza e il minimo di chiusura. Me lo copio e me lo copio di nuovo. Dov'è il max caos? Questo. Siamo in chiusura di una distribuzione irregolare a 5 minuti. Quindi anche qui vale l'idea che sono solo 3 cicli. Anche questa è un'idea un po' strana, ma vale l'idea che sono 3 cicli, ma può essere anche 4, uguale 1, 2 e 3. Quindi sono ancora in questa zona qui, devo chiudere. Chiaro che questo qui è una campana gaussiana magenta. Quindi ci si aspetta anche un nuovo max magenta, che il nuovo max magenta non andrà sicuramente sopra il max giallo. Quindi questa è l'idea del Fibonacci di questa zona qui. Se non andiamo a notare, potrebbe essere l'idea che il Fibonacci si ferma solo sul 50% con la campana gaussiana magenta. Quindi passeranno ancora
15-20 minuti e poi sapremo se il prezzo sta andato qui sopra o no. Quindi vedete che guardando il grafico così diventa tutta un'altra cosa, che il long perde tutto il suo valore. Nel brevissimo termine, il long ha perso forza, ha perso valore, perché nel 5 minuti io ho la situazione di bassista. Nel minuto, tornando a te, Stefano, nel minuto hai l'idea che qui dovrebbe partire un ciclo 1. E siamo anche sopra la media 48. Ma nel contesto ciclico, trend line trigger dal minimo di partenza, quindi il minimo è questo, trend line trigger del mezzo ciclo, che è da qui a qui, se il prezzo mi va qui sotto, nuovo minimo. Ok? Quindi in tutto per tutto ho sempre questa trend line ciclica da mettere in partenza di un ciclo o alla partenza della distribuzione, la stessa cosa. Questa lineetta qui, adesso la sposto, va messa nella parte finale del ciclo, che non coincide con il rettangolo, ma di pochissimo, va benissimo. Ok? Quindi io so che se mi arriva sotto questa zona qui, io ho lo short preannunciato di distribuzione ciclica o distribuzione del prezzo, come lo volete chiamare, che sta chiudendo qualcosa. Siamo a un minuto dal cambio dell'ora, quindi lasciamo qui, poi c'è la candela delle 11, quindi ci saranno anche dei movimenti. Guardiamo un po' sul minuto, ti puoi anche lasciar convincere da un movimento, ed è la cosa più brutta che esiste. Non devi farti convincere da un movimento, devi guardare anche i time frame superiori. Sul time frame superiore deve partire qualcosa il 5 minuti, che è, anche se irregolare, se io dovessi fare il minuto per 4, diventano 4 minuti, quindi abbiamo una candela a 5 minuti che è irregolare, però vabbè, essendo regolare, lo stesso posso valutare sui 5 minuti quello che dovrebbe succedere poi sul minuto. Quindi cambio di candela, candela H1, eccola qui, ok? Quindi nulla di fatto con la candela precedente, siamo su questa candela qui. Molto importante adesso da capire da che direzione deve prendere, quindi sul minuto. Ho ancora questa idea qui, guardate. Ho aspettato con voi per farvi vedere veramente questo. È la prima candela, quindi ancora non dice niente. Va bene che la prima candela però ha fatto la sua spike, che la riconosciamo sull'H1 anche come spike, quindi automaticamente ha già fatto l'effetto palloncino. Soltanto se mi ritorna qui in alto avrei l'effetto palloncino contrario. In questo caso ho quello, vedete, segnale short su trend line ciclica. Quindi ho la prima gamba, la seconda gamba, la terza gamba e questa è la quarta. Siccome ho ancora tutto questo tempo, la quarta sarà che mi rompe anche questo minimo e forse anche questo minimo, quindi ciclo 4 in tutti gli effetti. Ok, però attenzione, qui abbiamo il minimo di Gauss, perché la campana gaussiana è il minimo di Gauss. E allora concatenate l'operatività, cosa vuol dire? Concatenate l'operatività, cosa vuol dire? Siccome io ho questa idea qui che questo è il minimo di Gauss, e ancora non l'ho chiuso lo short, eh? Guardate, questo è il minimo di Gauss. Pensiamo oltre al tempo, pensiamo oltre a quello che ci viene detto. Sì, questo è il minimo di Gauss, però il prezzo mi fa un altro minimo di Gauss qui sotto. Fa un minimo di Gauss qui, più o meno qui, in questa zona qui. Allora, immaginatevi il grafico così. Ok? Questo però è il minimo di Gauss. Qui sotto non ci deve andare. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? Se ho il minimo di Gauss? A parte, no, non è una X, è un ciclo 4. Ma cos'è? Questo è il minimo di Gauss, questo è un secondo minimo di Gauss, mi riparte, quindi questo qui sotto non ci devo andare, devo tornare qui sopra e automaticamente sono in una zona di ripartenza ciclo 1, è il long da fare, perché qui sotto non ci devo andare, ma se ci vado ci torno sopra, perché questo è il minimo di Gauss della campana gaussiana, ma non perché l'indicatore per eccellenza l'autociclo è infallibile, soltanto perché dall'indicatore ho ricavato
un'efficienza tradabile. L'inefficienza è se questo è il minimo di Gauss perché è la parte più bassa della campana, ma non mi fa una seconda parte più bassa, ma mi vai con il prezzo più basso, qui sotto non ci devo andare, nessuno. Infatti esiste solo il minimo di Gauss 1 e il minimo di Gauss 2, non esistono due minimi di Gauss. Scusate, tre minimi di Gauss. Non esistono neanche quattro, esistono solo due. Però da lì in poi la lettura cambia. Ci sta o non ci sta? Bene, qui però si aumenta anche un'altra cosa. Ricordiamoci che se questo è il minimo di Gauss, io sono costretto a pensare che se il minimo di Gauss è questo, non mi vai qui sotto, alla chiusura ciclica, quindi hai quattro segnali, 4S, e al tempo prestabilito da qui in poi, se non mi hai fatto un nuovo minimo, mi andrai a fare un nuovo massimo di ciclo 2. Quindi anche questa è una regola, cioè io devo capire perché a volte io tralascio, dico ok, adesso basta, stiro la spina, non mi interessa più. Perché questo qui è un ciclo 1, fino a prova contraria è un ciclo 1 se non mi vai qui sotto. Se mi vai qui sotto è un'altra cosa, ma se non mi vai qui sotto e finisce e mi fai una partenza di un altro segnale long, è il ciclo 2 che mi fa nuovo massimo. Allora, o lo faccio o lo lascio stare perché magari mi immagino che la prossima distribuzione sia debole e quindi sì, mi fai il ciclo 1, il ciclo 2, ma poi diventi ribassista. Anche questo è vero. Devo capire se il ciclo 1 è forte o se il ciclo 2 può essere forte. Quindi per capire che il ciclo 1 sia forte, devo andare a misurare con la partenza del Fibonacci al massimo assoluto. Questo Fibonacci qui, in questo caso, mi interessa soltanto veramente, vediamo se diciamo, mettiamo così, a capire dov'è il 50%. Vedete che il ciclo sta chiudendo sotto il 61,8, addirittura sta arrivando vicino al minimo assoluto che è questo. Quindi è un ciclo 1 debole. Essendo un ciclo 1 debole, sarà un ciclo 1 che non mi chiama un ciclo 2 nuovo massimo. Quindi tutti questi ragionamenti qui sono da fare durante, prima e durante e anche dopo, perché poi mi serve anche dopo. Ok? Si è avvicinato a questo minimo qui, probabilmente romperà anche questo minimo qui, si sta avvicinando al minimo. Allora, ma cosa? Paolo ha l'orologio in testa? Paolo ha i cicli per testa? Paolo sa leggere i grafici come nessuno, non mai? No, però. E più delle volte ha ragione perché segue una sequenza. Guardate l'euro-dollaro, l'euro-yen. L'euro-dollaro, sta mettendo anche un segnale short, guardate. Vabbè, però l'euro-yen con una candela 5 minuti, i primi 5 minuti ha fatto il suo segnale short, quindi candela H1 short. Quindi si sta piano piano adeguando alla chiusura di una distribuzione, su questo è il ciclo 3, qui deve partirmi qualcosa. Probabilmente vedete la campana gaussiana è questa, sta per partire qualcosa. Ok, quindi torniamo qui e torniamo sui nostri cicli per vedere come. Vedete, ha reagito subito sul minimo. Certo che ha reagito sul minimo perché tutti cercano di comprarlo. Ok. Guardate, hai imparato qualcosa anche oggi. Bene, hai imparato cosa che hai imparato? Ce ne sono tante, ma cos'è che hai imparato? Te lo dico io cosa hai imparato. Non solo, no, non solo la gestione del ciclo 4, la prossima volta che ci sarà un'altra dinamica ciclica, ti frega questo ragionamento. Devi ragionare prima. Devi ragionare durante, devi ragionare dopo. Il prima ti serve per ragionare se in caso. Il durante ti serve per ragionare se in caso. E il dopo ti serve per ragionare se in caso. Giusto? Ti devi fare le ipotesi in testa di quello che potrebbe succedere. Adesso, per esempio, è quasi un dato di causa che sta per ripartire qualcosa. Quindi, certo che c'è una situazione long. Questa è una situazione long. Perché abbiamo già avuto i quattro segnali, questo potrebbe essere la chiusura del ciclo, anche se stretto. Ok? Quindi è chiaro che io ho dei sottocicli, dei mezzi cicli, quindi questa cosa qui potrebbe essere qualcosa di un ciclo, ma non lo so ancora. Siccome io parto con la frattalità del ciclo 3 era questo, vediamo se ciclo 3 era questo, aspetta, devo anche riaggiornarlo, quindi anche questo, riaggiornarlo, questo qui lo tolgo. Quindi questa cosa qui, copio il ciclo 3, che ho la frattalità diversa,
Quindi il ciclo 4, vedete, già ho cambiato le dinamiche, il ciclo 4 dovrebbe ripartire. Quindi la fratalità ho preso dal ciclo 3, non più dal ciclo 1. Quindi la fratalità, mancano 8 minuti al cambio di candela, cioè al tempo prestabilito per la partenza. Quindi sta arrivando veramente giusto, giusto, giusto a 5-5 per far ripartire qualcosa. Ma se questo è il ciclo 3, anzi, ciclo 4, che è partito qui, ok? Se notate, è partito, mi ha fatto la sua M ciclica e sta chiudendo ancora. Quindi una volta che ho chiuso questo trade qui, posso stare fermo perché non so come si comporta, però al limite l'ho chiuso molto, molto bene, meglio di prima. Sta arrivando a questo minimo qui. Ecco, sta arrivando dove deve arrivare. Allora adesso a questo punto io direi, guardiamo sull'H1, pivot, chiuso. Quindi adesso sto fermo e chiuso in tempo reale, ancora. Come tutte le volte nei webinar, ho dimostrato la forza dei cicli, ma non perché io so, perché questo addirittura è un long, ma ancora non lo faccio perché si aspetta, ragazzi. Aspetta che devo chiudermi. Qui l'ho fatto? No. Ok, non l'ho fatto. È da ridere, vero? Ditemi la verità, è da ridere, no? Ditemi la verità. Ho fatto ridere oggi? Va bene? Volevo dimostrare questo? Vogliamo ancora stare fermi? Certo, dobbiamo stare fermi ancora. Volevo dimostrare questo. Una volta per tutto quello che io posso trasmettere è questa cosa qui, di aver avuto ragione. Quindi a un certo punto il darsi per schiantati, per sfracellati, per aver distrutto una macchina, allora, come dicevo l'altra volta nel contesto, la nostra mente, vedete perché ho chiuso lo short, perché non sono entrato long? La nostra mente, tanto lo short dell'euro yen sta pagando. Guardate il drive, è diventato rosso da qui. Questo era il segnale del primo breakout, sta andando short. Ok? Va bene, perché l'altro giorno io ti ho detto, in un contesto che non c'entrava forse neanche con il trading, ma direttamente sì, che la nostra mente a volte ha dei confini, dei limiti. Che sono purtroppo, se vogliamo andare a vedere come forma pragmatica, la nostra testa, il nostro cranio, ok? Le nostre ossa, dove all'interno c'è la nostra mente, il cervello, ok? Quindi da lì parte tutto. Chissà perché pensiamo che sia questo. Poi non è vero, perché tante cose partono dallo stomaco, insomma, tante cose partono anche dal cuore, tutto collegato. Però noi andiamo dallo schema, diciamo, anatomico, e alla nostra testa, la nostra mente è il cervello, chissà perché. Vabbè, non è vero che sia questo, perché non è proprio così. Però nel contesto, diciamo, generale di tutti, pensiamo che la nostra mente è il cervello. Quindi il cervello è confinato all'interno della cassa cranica, quindi all'interno di queste ossa, rinchiuso di dentro in una scatola di 15x15, ok? Più o meno. Cioè, avere una testa da 20x20 mi sembra un po' esagerato. Comunque 15x15 più o meno, mi pare che è da 12x15, non mi ricordo più, ok? Però non è vero che sia così. Allora, adesso immaginate che a me è successo tanti anni fa, sono andato fuori strada di notte e mi sono addormentato, ok? Il giorno dopo sono andato con un socio a raccogliere la macchina, tirare fuori la macchina, e ho detto guarda, guarda che fortuna, guardavo con l'autista del socio a, dicevo guarda che roba, un 40 centimetri più a sinistra e c'era un tronco tagliato a metà, c'è un ramo tagliato a metà che si sarebbe conficcato direttamente sul parabrezza, cioè praticamente all'altezza del guidatore, quindi mi avrebbe praticamente come nei film dell'orrore bucato in due, no? Cioè, guarda che casualità che me la sono scampata, ok?
Allora, nel momento però la tua mente dice: cavolo, ho distrutto la macchina, adesso io questa strada è la strada di casa mia, che è praticamente in campagna, quindi ci passo sempre. Adesso questo ramo tagliato a metà, questo mezzo tronco tagliato a metà, che era lì, l'hanno tolto, forse si sarà seccato, ma ormai sono passati quasi 10 anni, l'hanno tolto, almeno non l'ho trovato più, perché ogni tanto mi faccio la camminata e ci passo veramente vicino e dicevo: guarda che fortuna che ho avuto quella volta. Ma allora, col senno di poi, nel momento in cui sono andato a recuperare la macchina, ero praticamente coinvolto nella situazione attuale, cioè la mia mente diceva: cavolo, hai rotto la macchina, tutta rotta, specchietti, vetro era rotto, era tutta rotta, era praticamente uno sfasso, la macchina l'avevo distrutta, no? Cioè non è che ti rimetti a rifare una macchina nuova e che la rifai, vabbè, c'è assicurazione, tutto detto, ma nel momento la mia testa si era ingabbiata in un loop, cioè non aveva questo cerchio: ah, ho distrutto la macchina, cosa faccio? Ah, ho distrutto la macchina, cosa faccio? Ah, non c'ho più la macchina, cosa faccio? Adesso quando ci passo è tutto un tempo che non appartiene più a me questo spazio di tempo. Nel momento però che ero lì, se avessi avuto la visione di dire: ah, ma sì, tanto va, la settimana prossima mi danno un'altra macchina, anzi, oggi pomeriggio vado a prendermi la macchina che me la dà l'assicurazione comunque, tanto la macchina è nuova, tanto nel frattempo mi danno una macchina per sostituirmi, tra una settimana c'ho la mia stessa macchina, tanto l'assicurazione la paga, ed era finito lì. E il mio pensiero sarebbe andato oltre la mia cassa cranica e non avrei avuto questo problema di pensare e ripensare a quello che avevo fatto, giusto? Ok, quindi a certe volte ci ridiamo sopra a un fatto che magari è successo 2 o 3 mesi fa, anche una rottura, una soluzione, cioè una rottura d'amore, una cosa andata a finire male. Se ci pensi dopo 2 o 3 anni, dici: ma guarda quanto ero malato quel momento lì, non avevo pensato con la mia testa. Non avevo pensato con la mia testa. Oppure, un'altra esclamazione, non ero in grado di pensare lucidamente. Allora, ci vorrebbe in quei momenti lì, ci vorrebbe, io ho fatto l'esempio dell'incidente, ma in quel momento lì ci vorrebbe qualcosa che accendesse la lampadina in testa e dire: oh, guarda che è soltanto una macchina, guarda che è soltanto questo, guarda che la macchina è continua, guarda che il trading domani continua, guarda che hai perso tot, però hai un metodo in mano. Tante cose, col senno di poi. Allora, quando si fa trading, non ci si deve pensare a quello che succede in questo momento qui, si deve pensare a quello che succederà dopo, in caso io faccio. Quindi, e poi quando succede, non devo pensare a questo: ok, ho sbagliato trade, adesso cosa faccio? Non posso più chiudere il long, non posso più chiudere lo short, ho sbagliato tutto, brucio tutto, chiudo tutto. Certo, una soluzione è quella: tiri la spina, usi il computer solo per Facebook o per altre cose, per farti le tue cose private, e di trading non devi cancellare tutto, tutto, non devi più saperne niente. Allora, questo te ne vieni fuori da questo mondo. Se invece ti sei trovato che questo mondo qui ti piace, ti sta comodo, ok? Cerca di sistemarti, perché sennò ne rimetterai per anni, continuerai a pagare, 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 ed è lo scopo del mercato. Cioè, il mercato paga soltanto ai pochi che guadagnano, ma tanto, e ai pochi che perdono 1.000-2.000 euro al mese, continueranno a essere un hobby che loro pagheranno 1.000-2.000 euro al mese. Ogni anno ti trovi con meno 20.000, meno 30.000 di soldi che hai perso nel trading, ma non soldi che hai perso perché non eri bravo a fare trading, soldi perché avevi continuato a mettere dentro il mercato, soldi sul mercato. E non lo fate. Cioè non, la salvezza è quella: o continuate a fare le cose male e continuate a pagare, va bene, o continuate a fare trading con un'altra testa, con la testa che va oltre al vostro spazio cranico. Ok? Perché tutto è lì. Tutto è lì. Tutto è alla portata di tutti. Questo è a portata di tutti. Questo è alla portata di tutti. Adesso siamo arrivati nei tempi long. Guarda, c'è un segnale long. Ok? Tendiamo un attimino per capire. R1 è qui, quindi da dove io l'ho chiuso ha fatto ancora questo segnale qui. Sta facendo un segnale long. Siamo sulla campana gaussiana bassa. Stiamo per andare sopra la media 12. Ciclicamente questo è il minimo di Gauss, questo è il secondo minimo di Gauss, qui sopra non ci devi andare.
Qui sopra non ci deve andare, qui sotto non ci deve andare. Adesso è arrivato il capo. È arrivato il capo. È arrivato il capo, se lo sentite, è il mio gatto. Ok? Quindi il long di euro-dollaro adesso. Sebbene può scendere ancora, l'euro-dollaro long adesso ci sta perché sta per partire qualcosa. Quindi questa, poi quando lo fate, ragazzi, fatelo con il buon senso, non state a fare le cose, questo è 10 lotti perché tanto è un... Non è vero, non si sa, non si, può essere questo un ciclo 1 ribassista. E questo è il minimo di Gauss, quello che mi aspettavo. Questa è la zona, questo è il minimo, minimo di Gauss l'ha fatto, questo qui è il minimo di Gauss. Quindi da qui mi parte una nuova, un nuovo ciclo. Qui sotto non si deve andare, quindi questo qui dovrebbe essere lo stop se entrate pesanti. Ci sta o non ci sta? Come ragionamento? Bene, quindi adesso abbiamo un contrasto, abbiamo l'euro-dollaro in long, mentre l'euro-yen sta ancora cercando la chiusura dello short. Quindi mi aspetto un euro-yen debole e un euro-dollaro forte, ma ci sta, in questo caso ci sta perché sono correlazioni. Okay. 11:19, il long l'ho fatto dopo le 11:05, quindi i primi 5 minuti non me li sono giocati, li ho aspettati perché gli effetti di palloncini ci sono. Quindi l'effetto palloncino della candela H1 è questo. Se il terzo ritorno qui sopra in alto, che sono 16 pips, ho l'effetto palloncino contrario. Siccome io non mi aspetto neanche un nuovo long rispetto a questo, quindi ho il limite di 15 pips di alzata, 17, no? Quindi 17 pips me li devo misurare da qui, da dove sono entrato, anche da qui, uguale, da qui è 17. Guardate, su questa zona qui di pullback, siccome questa è la prima zona di pullback, io non me la gioco nemmeno fino a qui, io me la gioco fino a qui. Quindi il mio target di take profit, se devo giocarmelo, la rottura di questo, più o meno è questa zona qui, in base a quello che sto facendo. Già ho l'idea che non andrò a fare il long sopra questa zona qui. Perché sui time frame superiori, questa qui è una candela ribassista e potrebbe anche cominciare a scendere ancora di più e andarmi a toccare di nuovo il pivot e farmi tutta questa zona ribassista. Quindi il long è già determinato, costretto nella sua ampiezza ciclica, dettata da time frame superiori. Come faccio io a segnalare queste cose qui? Come faccio? Chiuso il long. Chiuso il long. Chiuso il long. Ho chiuso sul livello di pivot. Cioè il long è stato cortissimo questa volta, vero? Perché non ho chiarezza, non lo so io. Potrebbe andare su. Allora un'altra cosa. Io ho chiuso il long qui. Bene, allora cosa mancava? Al massimo dell'ultima espansione, che posso prendere questo, ma io prendo proprio veramente l'ultima, al minimo. Questa qui è io penso che la qualità dei webinar ha raggiunto un livello che è oltre a questo. Vedete, dove sono andato a chiudere io? Guarda, questo livello di Fibonacci ho 38, 38, ma non entro neanche più short, perché non posso entrare short, sono in partenza, non posso entrare short. Quello è, non posso entrare short. Posso entrare soltanto long, praticamente potrei entrare long di nuovo adesso, quindi questo, visto che sta scendendo qui, questo qui è il minimo di Gauss, la partenza sta perdendo, quindi questo qui è un altro long. Questo è un altro long. Okay, già me l'ho aperto in ritardo questa perché non avevo visto che era salita. Ok? Mi avete fatto il long del rilancio. Perché comunque il segnale è long. Se io adesso dovessi chiudermi questo short, dovrei aspettare questa zona qui, perché si sta avvicinando ai minimi, allora mi chiamerà nuovo minimo. Ma sto sfruttando la partenza. Quindi probabilmente se questa qui è la prima gamba, anche se il grafico è un po' incasinato, questa qui è la prima gamba, guarda. Io che mi aspetto è questo. Questa è la prima gamba, addirittura questa. Okay? Secondo voi è terminata la gamba?
Questa qui. No, quindi mi dovrà fare un nuovo massimo rispetto a questo. 50%. 50%. Dai. Sta ancora salendo. Questa zona qui del 50% però è forte. Attenzione, aspettiamo. Eccola qui. Chiuso. 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 C'è un'altra? No, chiusi tutti. Ok? Non so se nessuna parte. Ok, chiuso l'ho. Ok? Perché ancora non mi fido, non lo so, non ce l'ho. Ho chiuso. I livelli di pullback, guardate, dove sta arrivando? Sul livello di pullback. Che è questo il livello di pullback, dove dicevo prima. Eccolo qui. Livello di pullback. Ma questa concentrazione qui, ma questi trade qui, quanto può durare nella giornata? Quanto posso essere in frequenza, in ritmica? Allora, prendiamo uno strumento, prendiamo anche solo una chitarra o anche soltanto il triangolo, lo strumento più banale che esiste, no? Quanto tempo potrà il suonatore battere il ting, ting? Ding, ding, ding. Poi potrà andare avanti forse anche 20 minuti, anche 40 minuti, ma a un certo punto andrà fuori ritmica perché non è una macchina. Potrebbe, quindi, essendo in frequenza con il grafico, fino a un certo punto potrò avere ragione. A un certo punto non avrò più ragione perché io stesso non sarò più incapace di gestire la mia autonomia di lettura e il grafico farà quello che deve fare per motivi di macroeconomia, per motivi di apertura delle borse, per motivi di flussi monetari, spostamenti di soldi, quindi chiaro. Allora, adesso io ho un'altra idea però. Siccome io ho la candela H1 che qui sopra non ci deve andare, perché se mi va qui sopra incomincia a diventare rialzista. Quindi io vedete che ho già 10 pips dal massimo assoluto, ok? Avete il massimo 98,74. 98,74. 98,74. 98,74. Guarda caso, questo è esatto. Ok, qui sopra non ci devo andare, giusto? Sto facendo la prima gamba del ciclo. Ok? Sto andando a fare il ciclo 1, quindi chiaro che devo toccare la 48. Questo è il minimo di Gauss, qui sotto non ci deve andare, da qui ci devo tornare. Ok? Quindi a un certo punto io posso anche decidere su altri time frame, quindi torno su 5 minuti. Guardo l'euro-dollaro, guardo, dico ok, questa è la distribuzione, siamo sul 38,2, questo è lo short di euro-dollaro. Fatto lo short qui. Ah, questo è questo, questo è questo. Questo è fatto, ok. Quindi ho fatto lo short su un 5 minuti, sul max Gauss che è questo. Sta facendo la distribuzione di bassista, il minimo di entrata short statistico è questo. Un livello del 38,2 di Fibonacci. Torniamo sul minuto. Ci sono soltanto zitto. Sono molto lito. Ok, quindi anche questo è per me una presa di profitto. Ok? Ci sta o non ci sta? Ho fatto questo short qui brevissimo. Adesso basta perché stiamo andando nell'over trading, nella tensione che si alza. Sì, 5 pips proprio. Nella tensione che si alza dal punto di vista che a un certo punto il fusibile non tiene più e quindi si stacca, cioè, salta la corrente, no? In questo caso anche la mia testa, no? Prima o poi si stacca perché sto andando nelle piccolezze che non le faccio quasi mai, cioè pubblicamente non le ho mai fatte, fare 5 pips con una candela che sale e scende, questa è maestria, ma questa è una cosa che posso fare soltanto io, non perché non siete bravi, ma perché io lo faccio a volte quando sono da solo e faccio trading, faccio questo.
Ma questa cosa qui, secondo voi, scrivere in chat long adesso, sono passati 30 secondi, come faccio? Non c'è neanche il tempo di scrivere che già ho chiuso il trade. Però era un livello di... Ah no, scusate, era qui. Del 38,2 di Fibonacci. Continuerà la fase ribassista? Certo. Quindi devo continuare a guardare sul minuto dell'euro-dollaro come siamo messi ciclicamente. Perché questa qui è la prima gamba, sta chiudendo la seconda. E ancora non mi fido. Non mi fido di chiudere il ciclo. Allora anche qui devo avere determinato questa cosa qui, adesso la posso cancellare. Allora, quando faccio trading è questo. Questo qui me la posso lasciare. Ok, ho lasciato tutto. Cancelliamo i segnali. Cancelliamo il cerchio. Ok, abbiamo pulito un po' il grafico. Questa la tolgo, avete visto come ha funzionato. Okay? E allora adesso qui cominciamo a vedere il grafico qui. Ok, sono qui. Questo, oh, ci sono, no? Mi sentite? Questo è il mio grafico, ok? Se è andata via, ma è tornata subito, ok? In questo caso qui siamo nella prima gamba, sto cercando la seconda gamba. Siccome non lo so ancora, io potrò valutare di vendere sulla distribuzione che diventa ribassista. Allora, questo qui è un ciclo 4, quindi fino a prova contraria ho la lettura ciclica completa ed è bestiale. Siccome ancora io non ho nessun vincolo temporale ciclico, mi vado a prendere quello del ciclo 1 e del ciclo 2, non mi prendo il 3 e il 4, sono diversi. Volendolo potrei anche spostare, ma preferisco prendere l'1 e il 2. Per spostare il 3 e il 4, prendo questo. Quindi vuol dire che fino a prova contraria io dovrò capire come chiude il ciclo. Ok? Allora, per te Stefano, che sei qui dall'inizio, ma per tanti, per tutti, io cosa c'ho? Cosa devo monitorare qui? Quando avrò la terza gamba, non adesso. Cos'è che devo vedere? Devo vedere, dai, che l'ho detto prima d'inizio, devo valutare prima, durante e dopo. In questo caso non posso più valutare il durante, perché sto chiudendo un mezzo ciclo, non posso più valutare il dopo, perché non ho la sicurezza che ci sia la situazione short e non c'ho la sicurezza che ci sia la situazione long, quindi non posso valutare dopo, però posso valutare il prima. Il prima cosa che mi dice, questo massimo qui, adesso lo mettiamo verde perché adesso vi dico il perché. È il massimo di questa. Come lo fa? È il massimo di questa. Ok? Quindi se il prossimo massimo sarà qui, ho dei massimi decrescenti, ok? E quindi mi aspetterò questo, quindi mi aspetterò questa cosa qui. Mi sono già fatto lo schema. Però adesso non posso più fare niente, devo stare fermo perché prima gamba, seconda gamba, adesso non l'ho disegnato qui il mezzo ciclo, terza gamba, quarta gamba, ok? Quando la quarta gamba si avvicina al ciclo 1, col ciclo 2 non devo fare nuovi massimi, ho i tre piccoli indiani, short. 1, 2, 3. Short con nuovo minimo. Ah, oggi vi ho detto tante cose in 2 orette, vero? Più di 2 ore e un quarto. 2 ore e un quarto. Bene. Allora, niente, adesso vedete, tocca di nuovo il pivot, sono nel mezzo ciclo, quindi più o meno diventa questa qui la parte centrale di partenza. Sull'H1 sono ancora in questa situazione qui, non è tanto chiaro, quindi me ne sto un po' fermo sull'H4. Sono ancora rialzista, devo chiudere, quindi mi aspetto una giornata oggi comunque un po' di ribassista, ma
ancora sto fermo e attendo di capire come si comporta il ciclo 1, perché se sul ciclo 1 mi parte a rialzo, mi fa nuovi massimi, ahimè, devo capire altre cose. Quindi a volte l'essere flat in queste circostanze hai spazio per ragionare. Quindi, tornando a te, alla tua domanda, perché ti piace tanto lo schema T? Così finiamo dopo 2 ore con la domanda iniziale del webinar. Perché ti piace tanto lo schema T? Te lo dico io, comincio con R. Dai, Stefano, perché ti piace? Comincia con R. No, replicabile sì, ma replicabile. Per replicare dovresti avere la mia testa sul tuo collo, perché replicare quello che ho fatto io stamattina non penso sia tanto, non sia tanto facile, perché veramente se va a prendere, guardate il mezzo ciclo. Allora te lo dico io, comincia con R, perché lo schema T è ragionato, ragionevole. Ti fa ragionare, ha una ragione, quindi è una logica, ok? Quindi tutto quello che può essere applicato allo schema T è che ha una funzione che ti fa ragionare, perché ha ragionato, perché è ragionato e perché ha una ragione. Non è non sensato. Se fosse un metodo non sensato, ok? Tipo al piercing di questa candela qui io vado short. Potrebbe essere un'idea che può funzionare 10 volte e la nona volta non ti funziona perché è un ragionamento basato su un piercing di una candela lunga. Ma questa candela lunga l'ha fatta nei primi 10 minuti della candela delle 12, quindi può darsi che questo qui sia stato veramente un ragionamento di cambio candela. Quindi non lo so, può funzionare questo piercing, ma no. Ma il metodo schema trading ragiona perché ha una ragione, perché è un tutto un processo di ragionamenti elaborato. L'elaborazione ti porta a non fare trading quando non sai. Il non fare trading quando non sai ti porta a ragionare diversamente. Perché allora io adesso questa cosa qui ve la disegno così. Questo è il mezzo ciclo. Per esempio, adesso non lo so ancora se è il mezzo ciclo, lo disegniamo blu. Questo è il mezzo ciclo. Allora, io so che il ciclo è partito non da questo minimo qui, non so perché è sbagliato, ma è partito da qui, quindi devo spostarlo. Il ciclo è partito da qui, quindi io ho fino a qui 21 candele. Allora, guarda, poi nei dettagli sempre, minimo di partenza, minimo del mezzo ciclo, trend line ciclica, che poi la cancello. Ok? Quindi ho le distanze del mezzo ciclo che sono queste, 22, quindi vuol dire che 22, quindi 21, anzi più 21 più 21 sono 42, il ciclo mi finisce qui, 2. Ho sbagliato prima a mettere la distanza perché ho sbagliato il calcolo di questo minimo qua. Quindi adesso la vado a correggere, pertanto andiamo a vedere se è vero che c'è 42, allora 21, 22. 42 più o meno, vedete, così, quindi 22,44 sarebbe. Vado a vedere la distanza che io avevo messo, che era questa, l'avevo sbagliata perché la dovevo prendere dall'inizio, eccola qui. Quindi probabilmente mi aspetto un ciclo che sia lungo tanto, quindi se vado a vedere, ho sbagliato, dovevo prendere la distanza dei cicli precedenti, che era il ciclo 4, però va bene, impariamo anche da questo, da scegliere la distanza, ma non cambia più di tanto. Allora, qui abbiamo la parte centrale che è il mezzo ciclo. Vedete l'indicatore? Sta facendo. Sembra di lavorare sulla precisione dei minuti, cioè una cosa che poi potete passarvela su time frame più ampi e avete qualcosa di più. Allora, questa cosa qui. Doppio minimo, eccolo qui. Allora, questo qui per me è un altro short di euro-dollaro.
uno sciopero dolore. Perché ho anticipato, perché questo è un doppio massimo, okay? Ho anticipato un livello di Fibonacci che è 76,4 e ricordiamoci che il prezzo non deve andare sopra. Eh, 90,74 abbiamo detto, no? Ok? Quindi non può andare qui sopra, perché se va qui sopra la candela H1 diventa tutta rialzista. Quindi mantengo ferre a questa idea. Va bene? Quindi ha fatto tutto il suo movimento, l'ha fatto. Se io adesso vado a vedere di nuovo, questa è una zona di pullback, questa è un'altra zona di pullback, quindi sono all'interno di queste due zone di pullback. Io ho beccato anche una zona di pullback, ci sta, posso anche toglierla, non è che sia il punto, però vabbè. Sto aspettando che mi faccia la seconda gamba per poi chiudere. Quindi ci stiamo avvicinando alla zona, e mi servirà sempre d'aiuto, che tra il mezzo ciclo così vi dico anche l'ultima. Tra qui sul mezzo ciclo, tra qui e qui 23, vedete qui è già 21, quindi già sbagliato. Una due candele, ma uguale, ecco. Della parte centrale, da qui in poi io ho la situazione short. Quindi all'interno di questo pezzettino di grafico qui, da qui a qui, devo trovare la parte più alta della terza gamba. Quindi prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba. Ci sta o non ci sta? Allora, ho ragionato su diverse cose, sui time frame superiori, sulla dinamica ciclica e tutto il resto. Allora, mi aspetto uno short fino a questa zona qui? Certo che no. Perché no? Perché allora io devo ridimensionare il mio Fibonacci, portarlo in una zona del minimo di ciclo qui, al massimo di ciclo, andare a aumentare il grafico. E io posso capire che più o meno, se questo qui è il minimo di ciclo, se il massimo è 38,2 sarà la mia zona di take profit. Quindi questa zona qui me la devo giocare fino a qui. Ok? Quindi se adesso incomincio ad andare in laterale, addirittura rialzista per poi tornare giù, il 38, 50% del 38,2 è il mio livello di chiusura, perché non andrò sotto questo minimo qui. Perché essendo in un ciclo rialzista e quindi tracciando questo linea della trend line ciclica, tracciandomi un canale, posso anche farlo così, ma tracciandolo su questa espansione qui, o su questa espansione qui, o su questa espansione qui, per andare a vedere quelli che mi toccano di più. Quindi questa zona qui mi tocca, questa zona non me la tocca, questa zona qui mi tocca così e rientrano, può essere una ragione, questa potrebbe essere la mia zona, ok? Quindi potrebbe essere, alla fine devo guardare sempre queste zone qui, prendo questa. Ah, ok, questo potrebbe essere un canale. Allora, se questo è un canale giusto, lo copio. Mettiamo, sovrapponiamo il canale, vediamo se riesco a farlo. Eccolo qui. Vedete che questi massimi qui sono stati presi lo stesso del canale. Quindi questa potrebbe essere la ragione che si ferma qui. Come questa qui è la trend line ciclica, potrebbe essere una ragione di arrivare al 38,2, quindi zona di pullback che è questa. Quindi questo è veramente adesso andare, per quello dico che ogni tanto la concentrazione poi non c'è più, quindi devi anche fermarti perché poi ci sopravvengono altri motivi, tempi, sessioni europee, borse, flussi monetari, quindi non può tenere al massimo questa regola. Ok? Va bene, dai, webinar lungo, spero che vi ha dato un'impressione di avere davanti una persona che da anni ragiona e ragiona, 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 che a volte quando dico sono stanco questa settimana, anche se è solo martedì e mercoledì, vuol dire che sono stanco perché la mia testa scoppia da questo punto di vista.
Scoppia perché tengo in mente tante cose, a un certo punto devo fare un reset, perché sennò mi porto avanti tutte le informazioni e quando uno dice, ma fare il trade non è faticoso, stai lì seduto sulla sedia, guardi i grafici, clicchi long, clicchi short. Forse non è un lavoro fisico perché dovrei muovermi un po' di più, però è un lavoro veramente faticoso perché tutta questa cosa qui, tenere in mente tutti questi particolari non è facile, no? E poi non è solo quello, l'ultima frase che dico sempre, lo dico quasi in tutti i webinar, cos'è che ti rende profittevole? Vediamo, cos'è che ti rende profittevole? Dai, Francesco, Andrea, Adriano, bravo, ma cos'è, Stefano, cos'è che ti rende profittevole? Se io adesso ho dichiarato di fare un take profit in questa zona qui, notate che da qui a qui sono 4 pips, stiamo parlando sul minuto, ma è chiaro che io devo accontentarmi, tra virgolette, chiudere un trade in positivo. Quando io ho chiuso il trade in positivo, ho portato a casa guadagno. Quindi ho fatto il mio lavoro e ho guadagnato. Soltanto se chiudo in positivo sono un trader profittevole. Quindi posso girarmela come la voglio e come non la voglio, ma l'idea di chiudere un trade, no? Deve essere la cosa più importante. Adesso siamo entrati nella fase short. Mi aspetto questo del ciclone. Guardate poi, guardate quello che vi dicevo prima. Sto aspettando questo. Adesso mi è sparito. Ok? Mi aspetto adesso la parte di chiusura, quindi un segnale ciclico. Pattern 4S, sull'euro dollaro funzionano spesso, quindi il segnale che la linea rossa verde mi taglia a ribasso la linea ciclica bianca, quindi entrambi poi si adeguano a chiudere il ciclo così. Quindi mi aspetto questo. Va bene? Fai 5 per 3 operazioni da 5 pips, sono 15 pips. Sono 150 euro se le fai con un lotto. Sono 200, 300 se le fai con due lotti. Poi, vabbè, oggi ho fatto operatività stretta stretta, ma non sempre faccio così, eh? Ma il grafico sta facendo quello che deve fare, certo. Notate che questa trend line ciclica è automaticamente anche una trend line di analisi tecnica, quindi automaticamente è un supporto. Quindi non so neanche se mi viene rotto questo supporto, quindi addirittura se mi arriva qui posso cominciare già a prendere profitto perché non mi fido. Ci sta? 11:45. Grazie a tutti della partecipazione. Chiudo qui la registrazione e anche il webinar. Vi auguro una buona continuazione di settimana. Oggi è martedì, quindi siamo agli inizi. Noi ieri abbiamo fatto qualcosina in chat, abbiamo fatto almeno io, quello che ho condiviso, gli scenari che ho condiviso, non sempre condivido l'operatività, ma ho condiviso lo schema trading. A un certo punto, anche oggi, chi fa parte della banda oggi saprà benissimo che siamo addirittura qui, ho sbagliato qualcosina, questa distanza qui, quindi in questa zona qui praticamente dove io devo chiudere non ho sbagliato niente perché ho fatto tutto quanto, le mie ragioni ce le ho. Quando un ciclo però mi chiuderà forte, quindi è chiaro che dovrò prendere il Fibonacci e mettermelo sul minimo di partenza, quindi quando un ciclo non mi chiude sotto il 50% mi deve partire un nuovo ciclo 2. Quindi adesso ancora non faccio niente perché devo prima chiudere il ciclo 1. Una volta che arrivo su questi tempi qui, in base a dove ho chiuso, su che livello ho chiuso, potrò decidere di farmi un nuovo long sul ciclo 1 rialzista. Però attenzione, c'è da fare il long oggi. Allora, mettiamo il caso, facciamo così, vi faccio una domanda. Mettiamo il caso che il prezzo adesso fa così e mi chiude qui. Ok? Quindi chiude il ciclo così e deve ripartire. Da qui faccio un long, Stefano? Stefano, a te la domanda diretta. Faccio un long da qui? È una domanda trabocchetto? O non è una domanda trabocchetta? Bravo, bravo, bravo. Non lo posso sapere perché devo guardare i time frame superiori. Cosa ho guardato prima? La candela H1, soltanto per darmi una direttiva di price action, ma se guardo l'H4 probabilmente
Se io devo andare long, mi immagino nuovi target rialzisti. Ma se questo è il ciclo 1 e deve chiudere, da qui sì c'è la situazione long, ma andrò a chiudere il ciclo 1. È un ciclo 1 forte, quindi probabilmente potrà farmi anche nuovi massimi. Andiamo a vedere su H1 dove sono. H1, sono in un ciclo 3, addirittura guardando la dinamica dei cicli, questo qui già diventa un ciclo 4. Quindi siamo in un ciclo 4 anche se sono un po' stretti. Quindi questo potrebbe essere anche un ciclo 1, ma è troppo ampio. Quindi 1, 2, totalità, ciclo 3 che dura solo 23. Allora a questo punto, se questo è 23, questo qui dovrebbe essere già chiusura, quindi 21. Vedete che siamo arrivati al massimo di chiusura della distribuzione? Quindi volendo, se io dovessi fare anche qui uno schema trading, che è la cosa migliore che posso fare per darmi una direzione, vedete, io potrei stare tutto il giorno con voi a fare trading perché è una mia passione e quindi lo faccio volentieri, ma prima o poi dovrò fare anche altro. Copio questa distanza. Copio questa distanza e quindi ho praticamente un'idea di chiusura della distribuzione dove sono adesso. Cavolo, ma è molto stretto. Lo so. Forse no, giusto, giusto. Sì. Quindi siamo qui, tolgo questa, nella chiusura. Ma siccome sono in un segnale short, o meglio, un imminente segnale short, cicli long, short, long, short, long, short, long, short, non esistono due segnali long. Siccome adesso abbiamo già avuto il segnale long, che è questo, il prossimo segnale sarà un segnale short. Quindi quando avrò un segnale short su H1, quindi probabilmente anche guardando il time frame H1 del metodo fascia, quando avrò il primo istogramma rosso, avrò l'idea che sta chiudendo. Quindi a un certo punto non posso più andare long, neanche sul minuto, non posso più andare long, sebbene qui potrebbe chiudere la distribuzione e ripartire da qui. Non posso andare long. Ok? Quindi devo capire queste cose qui. Poi passano 3-4 ore, ho scaricato tutto quanto la mia mente, cioè ho cambiato lo schema, ricomincio da zero il conteggio e vedo magari una situazione diversa. Allora posso fare un long. Ma adesso nel contesto come vedo adesso, per il momento no. Avete capito come si fa a selezionare una direzione? Quando io seleziono la direzione e batto forte col martello su quelle posizioni, solo short oggi, solo short oggi, solo long domani, solo long domani. Cioè, quando ieri ho voluto fare solo quell'operatività, solo long, ho fatto solo long. C'è un motivo. Perché non mi vado a incappare in una situazione dove non so. Guardate, i cicli parlano da soli. Vedete? Max sta chiudendo. Sta chiudendo, non posso andare long, anche se sta chiudendo, il tempo è arrivato per chiudere. Quindi adesso probabilmente chiuderà, andrà a fare un nuovo minimo rispetto a questo, perché sta chiudendo, la linea bianca deve ancora chiudere. E non mi faccio impressionare da candele H1 che mi fanno spike, non mi interessa proprio niente. Ok? Perfetto. Grazie a tutti della partecipazione. Ci si sente giovedì mattina. Io adesso faccio un po' di lavoro, rispondo un po' a tutti e poi sul tempo aggiorno un po' la chat. Ma avete visto che anche se non aggiorno la chat, avete in mano gli strumenti per fare trading e dovete saperli usare. Se non li sapete usare, io più di dirvelo ogni volta non posso fare. Okay? Più di dirvi ogni volta quello che state facendo e quello che state sbagliando, che lo vedete anche voi, col senno di poi. Ah, avevo visto questo, ma io pensavo non esiste, perché l'io pensavo è il trader che pensa e non il trader che fa trading. Se vuoi fare il trader che pensa, fai il pensatore, non fare il trader. Ok? Perché non puoi pensare, nel trading non puoi pensare. E sta per dare un segnale long. Quindi guardate come nei tempi il segnale long. Nei tempi il segnale. Quindi questa qui è la chiusura della distribuzione. Ha chiuso un ciclo talmente forte che mi andrà a fare un nuovo massimo come il ciclo 2. Probabilmente. Però è approssimativo. Ma notate i tempi come sono precisi. E già questo avete in mano la macchina del tempo. Guardate, è il ciclo 2, deve fare un nuovo massimo. Guardate, non è riuscito a chiudere, ma nei tempi precisi. Ma siccome io non lo faccio, long non lo faccio, aspetto. Però questo
di chiusura, vedete si sta girando, è un ciclo, anzi l'ho già segnato, però togliamo questo. Questo è adesso la partenza, vedete questo minimo qui, quindi questa zona qui è la partenza di un ciclo. Il resto sono nel ciclo 2. Sono nel ciclo 2, puoi girare come vuoi tu, sono nel ciclo 2. 1 e 2. Quindi anche se ho sbagliato e ho le size giuste per tenere il trade, sono a posto. Posso anche chiudermi in negativo, ne ho fatte 2 o 3 di positive, chiudo una in negativo. Questa è la partenza di un ciclo. Quindi questo ciclo qui è durato 39 candele. Guardate, qua faccio il mio triangolino, lo aggiorno qui. Lo raddoppio qui e il ciclo 2 mi deve durare tot. Stesso discorso. Quindi lo schema trading l'ho portato avanti. Va bene? Ci sta? È andato oltre la candela, quindi la candela H1 è diventata rialzista. Guardate. Me ne frego. Sono le 11:54. Mancano 6 minuti al cambio dell'ora. 6 minuti. Cioè, in un minuto entriamo nell'ultima candela a 5 minuti. Ok? Vediamo cosa risolve la candela a 5 minuti. Solo per darvi un altro input in più, che gli ultimi 5 minuti, i primi 5 minuti sono quelli che determinano a volte gli andamenti, no? Come la chiusura di una candela H1. Vabbè che qui abbiamo avuto sia lo spike da una parte, lo spike dall'altra. Vediamo un attimino. Gli ultimi 5 minuti. E anche qui guardate, 50% di FIBO di questa espansione. Quindi al limite 61,8 potrebbe essere un'altra entrata short, ma non penso neanche che vada sopra questa zona qui. Abbiamo un segnale short in questa zona qui. E gli ultimi 5 minuti sono incominciati adesso. Cominciati gli ultimi 5 minuti. Ricordiamoci che in ogni caso noi abbiamo, e questo non dobbiamo mai dimenticare, di segnare l'open price. In questa cosa qui è molto importante per capire la sequenza ciclica di quello che ci dobbiamo aspettare. In questo qui all'incirca è la zona del ciclo 2 che è partito. Se il ciclo 2 diventa ribassista, lo fa. Ok? Logicamente la metterei soltanto fino alla metà, perché quello che vale è la metà. Però vabbè, più o meno avete capito. Ok? Questo siamo nel ciclo 2, quindi sta facendo quello che deve fare, assolutamente. Ma non prendo nessuna paura perché siamo negli ultimi 5 minuti. Vediamo. Vuoi minare un po' lungo? Livello 2 che non c'entrano, sono un livello. Guardate, zona dei massimi assoluti della candela H1 precedente. 98,80 si dirige nelle parti rialziste. Indicatore a fine corsa, prima gamba del ciclo 2. Andare qui in alto non penso che ci riesca. Togliamo questo qua, non c'entra. Vedete come funzionano poi i canali, dato di fatto che funzionano sempre. Dai, vediamo come usciamo da questa situazione, che io sono entrato short, sono long. Il ciclo 2 non me l'aspettavo. Guardiamo un attimino. La campana gaussiana si sta portando alta. Dai, aspettiamo 2 minuti, vi lascio 1 minuto prima del cambio della candela H1, perché sennò poi diventa troppo lungo. Con questo canale qui cominciamo a togliere le cose che non ci servono, erano solo esempi. Cancello questo, cancello questo, cancello questo qui rosso.
trendline ciclica, me la lascio perché mi serve quando chiuderà il ciclo 2, per esempio. Prendo questo. Questo è un gratta e vinci, per esempio. Questo è un gratta e vinci che si deve fare. Allora, questo gratta e vinci si deve fare perché sta chiudendo qualcosa, cioè è arrivato in un livello di un canale. Questo qui è lo stop loss corto. Il gratta e vinci si fa pensando sempre di vedi zona di pullback. Questa è una zona di pullback, quindi posso prendere anche questa che è ormai troppo alta. La prendo qui. La zona di pullback, i massimi di questa candela qui, che è la candela da H1, quindi è la zona di pullback. Quindi questo short qui fatto, di vedete che sta scendendo, sta dando un segnale short, si deve chiudere logicamente portando a casa e facendo cassa. Quindi si chiudono. Un altro. Si chiudono gli short facendo cassa. Ok? Questo era un gratta e vinci veloce, ma chiaro che non lo posso fare in chat un gratta e vinci a 3 pips. E pagava di più, ma chi se ne frega? A me interessava questa zona di pullback, mi fermo. Non è possibile riprodurre questa operatività veloce di 2 pips, ok? Ma nel frattempo, 2 pips qua, 2 pips là, io porto a casa e faccio cassa. Va bene. Ciao a tutti, un minuto per le 12. Ciao a tutti, ciao, alla prossima. Ciao, stacco adesso così, direttamente, senza dire niente. Ciao, ciao, alla prossima.